Bellino e la sua selezione. Ci ritroviamo questa sera con Renzo Superanzi, esperto di fama internazionale, allevatore, scrittore, che ha scritto numerosi testi, tra cui anche uno sui fringillidi, noto per la sua competenza, che già ci ha nelle settimane, nei mesi precedenti, intrattenuto sul tema della genetica. Proseguiamo l'argomento di oggi parlando della selezione in cattività delle mutazioni, con una particolare attenzione selettiva ai soggetti di esposizione. Buonasera Renzo, a te la parola per la prossima chiacchierata. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio come al solito per la presentazione che è estremamente lusinghiera e niente, questa volta siamo qui per fare una chiacchierata sulle mutazioni del cardellino e quindi su quelli che sono i punti di attenzione legati alle singole mutazioni, quindi in qualche modo per creare quell'occhio allenato che ci permette di capire se un soggetto è da esposizione oppure no e anche per cercare di ragionare su come poter intervenire per migliorare una determinata caratteristica piuttosto che un'altra. Detto questo, ringrazio tutti coloro che hanno avuto il buon cuore di intervenire e mi metto da subito a disposizione per qualsiasi quesito, perché penso che sia giusto, no, avere un incontro il più interattivo possibile, quindi interrompetemi quando volete. Io adesso inizio con la mia chiacchierata, ma ribadisco il concetto: ogni interruzione è ben accetta perché permette in qualche modo di rendere più vivo l'incontro stesso, quindi vi invito a farlo tutte le volte che volete. Allora, eccoci qua. Questa è la copertina delle slide che vi farò vedere. Anche in questo caso ho sfruttato un disegno del mio amico Maurizio Piva, ottimo ornitologo, pittore raffinato e soprattutto grande conoscitore dei nostri uccelli, voglio dire. Quindi in tutte le slide che vedrete oggi ci saranno delle rappresentazioni proprio di Piva. Perché questo? Perché vedere delle foto è sicuramente bello, ma per poter confrontare i soggetti tra di loro devono essere tutti nella stessa posizione, perché in questo modo si riesce meglio a vedere ogni singola differenza e poi soprattutto nel momento in cui noi abbiamo un disegno idealizziamo il soggetto e quindi è molto più semplice, no, individuare un punto d'arrivo, quando invece è molto più difficile trovare un uccello che sia perfetto, poterlo fotografare e fotografarlo anche nella posizione giusta. C'è da dire che nel prossimo incontro io e Riccardo parleremo congiuntamente delle nuove mutazioni di colore, dell'ibridazione. Sapete tutti che l'ibridazione è la mia passione principale, pur essendo io un ibridatore occasionale. Ecco, in quell'occasione lì vedremo anche delle splendide foto realizzate da Massimo Natale, fondatore e direttore della rivista Alcedo. E in quel caso, quindi, dopo aver parlato su una serie di tavole di illustrazioni idealizzate, vedremo i risultati nella pratica, voglio dire, no? E sono degli ottimi risultati, perché non dimentichiamoci del fatto che Alcedo con le sue fotografie praticamente ci ha affascinato e ci ha fatto sognare per anni e anni e anni. Detto questo, qui in copertina abbiamo un cardellino Agata, perché ho voluto mettere un cardellino Agata. Questo cardellino Agata è stato dipinto e realizzato prendendo a riferimento la prima femmina Agata che abbiamo visto, una femmina Agata di Gregorutti che aveva un bel dorso grigio cenere. Ecco, di Agata così non ne abbiamo visti più praticamente, perché sembra strano, no, che lo dica proprio oggi in cui parliamo della selezione, però sull'Agata con la selezione praticamente siamo riusciti a peggiorare quello che la natura in qualche modo ci aveva donato. E stiamo ancora per certi versi arrancando per ritornare a soggetti con il dorso realmente grigio, no? Quindi ecco, parto subito con questo primo disegno che, se vogliamo, è una piccola provocazione, però per dire che con la selezione non solo si migliora, si può anche peggiorare. Bene, detto questo, ho inserito in partenza sulle slide alcune tavole, delle tavole che in qualche modo ci riportano alla chiacchierata che abbiamo fatto la volta scorsa, quella in cui abbiamo parlato
della genetica e delle mutazioni di colore. Le mutazioni di colore hanno rappresentato per il cardellino, così come per tutti gli altri uccelli che ne sono interessati, un trampolino di lancio assoluto per l'allevamento e la selezione. Abbiamo detto che è importante conoscere l'effetto di ogni mutazione per poter inquadrare un soggetto quando ce lo troviamo di fronte per la prima volta, ma abbiamo altresì detto che è importante anche conoscere come quell'informazione, quindi quel colore, si trasmette geneticamente per capire innanzitutto di che mutazione si tratta, se è una mutazione che già conosciamo perché è presente nel canarino o in qualche altro uccello che alleviamo. Chiaramente il canarino è stato interessato da un'infinità di mutazioni di colore, quindi è molto probabile che sia presente nel canarino, anche se ad oggi abbiamo svariate mutazioni che nel canarino non sono presenti. Adesso non parlo del cardellino in particolare, ma ce ne sono anche qui, ma pensiamo a diverse mutazioni del carpo da messicano, dell'organeto, ecco, quindi ci abbiamo avuto, grazie a queste prove che abbiamo fatto di complementazione, quindi alle ibridazioni che abbiamo tentato, che siamo riusciti a fare, siamo riusciti a capire tutta una serie di meccanismi, a individuare tutta una serie di mutazioni e in questo ci ha aiutato la genetica, cioè ci ha aiutato il fatto di riuscire a capire con quale meccanismo quell'informazione si trasmette. In queste due schede sono rappresentanti due accoppiamenti. Da una parte abbiamo l'accoppiamento di opale per nero bruno e la mutazione opale è una mutazione recessiva e tutti i figli vengono nero bruni, come vedete rappresentato sotto. Qui in questo schema c'è il famoso meccanismo con cui vi ho tediato all'inverosimile la volta scorsa, quel meccanismo, quella formuletta che ci permette di, come dire, andare a trovare il risultato per qualsiasi accoppiamento, quindi a sviluppare qualsiasi accoppiamento, sapendo che il figlio eredita per ogni coppia cromosomica un cromosoma dal padre e uno dalla madre. Poi abbiamo anche detto che noi andiamo a vedere su quell'indirizzo, quindi su quei due cassetti allo stesso livello, che informazione c'è scritta a destra, che informazione c'è scritta a sinistra, una delle due dominerà sull'altra. E alla fine sapremo di che colore cresce questa famosa penna in relazione all'informazione ereditata dal padre e quella ereditata dalla madre. Quindi anche qui vi ritrovate il famoso meccanismo 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, come dire che ipotizzo prima di ereditare il cromosoma 1 dal padre, poi il cromosoma 2 dal padre, oppure il cromosoma 3 dalla madre, anziché il cromosoma 4 dalla madre. Allora, nel caso dell'opale, accoppiato a un ancestrale, in prima battuta otteniamo tutti i soggetti ancestrali e quindi potremmo lasciarci scoraggiare dal fatto, diciamo, questa mutazione non si trasmette ai figli. No, in realtà non è così, perché quei soggetti ancestrali saranno dei soggetti eterozigoti per il fattore opale, quindi saranno dei portatori di opale, quindi l'anno successivo, accoppiati con il padre, o con la madre che dir si voglia, quindi col soggetto opale che li ha generati, a loro volta genereranno dei soggetti opale, quindi è una mutazione che riapparirà non in prima ma in seconda generazione. A fianco abbiamo rappresentato un altro accoppiamento, in questo caso un maschio agata con una femmina nero-bruna, quindi in questo caso con una femmina diciamo non mutata. Cosa avremo? Avremo delle femmine agata, quindi uguale al padre, e dei maschi apparentemente nerobruni, quindi uguale alla madre, ma in realtà portatori della mutazione agata. In questo caso parliamo di una mutazione legata al sesso, no? E quindi in questo caso ci trasporteremo nella nostra formula 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, anche l'informazione X e Y del cromosoma. Anche perché trasportando questa informazione sapremo anche i figli di quel determinato colore se sono dei maschi o se sono delle femmine. Nella pagina successiva ho rappresentato sempre delle schede, sempre per fare un piccolo riassunto su quello che abbiamo detto la volta scorsa. Nel primo caso abbiamo un nero bruno accoppiato con un giallo, la mutazione giallo è una mutazione dominante. In questo caso, già in prima generazione, come vedete dallo schemetto sotto, avremo dei soggetti mutati gialli. Le mutazioni dominanti sono le più facili da fissare proprio perché generano maschi e femmine mutate già in prima generazione
questo è un grosso vantaggio. Non solo, c'è anche un altro vantaggio determinante, che è quello legato al fatto che non è necessario accoppiare in consanguinità. Abbiamo detto che l'opale, per stare tranquilli, no, dobbiamo riaccoppiare o i fratelli tra di loro o i figli col genitore mutato, no? Nel caso di una mutazione dominante, questo tipo di discorso non c'è, non sussiste, e questo va a tutto vantaggio della salute dei soggetti, perché la consanguinità stretta indubbiamente non aiuta molto la robustezza dei soggetti. Non a caso tutte le mutazioni recessive ci regalano normalmente in partenza dei soggetti estremamente gracili. Poi è chiaro che con la selezione, dopo qualche anno, diciamo dal fissaggio della mutazione, il discorso cambia, ma nei primi anni si lavora veramente con numeri esigui e con soggetti che non brillano di robustezza e di vigore. A fianco è rappresentato l'accoppiamento Agata-Perlutino. In questo caso parliamo di mutazioni alleliche, quindi di mutazioni che risiedono sullo stesso indirizzo, sullo stesso locus. In questo caso, dall'accoppiamento maschio Agata per femmina Lutino, otterrò tutti i soggetti Agata. E c'è una particolarità: siccome la dominanza è intermedia, quindi gli Agata portatori di Lutino non saranno uguali a un Agata che non porta un Lutino, ma saranno più chiari. Siccome qui da questo accoppiamento tutti i maschi vengono Agata portatori di Lutino e tutte le femmine Agata, già nel nido potremo distinguere i maschi dalle femmine per un semplice fatto. Le femmine avranno il dorso più scuro, i maschi avranno un dorso più chiaro. Andando avanti, scusate, alla terza slide che riassume la chiacchierata che abbiamo fatto la volta scorsa, e abbiamo l'altro argomento ostico che abbiamo toccato, quindi dopo le mutazioni alleliche e la dominanza intermedia, il discorso del crossing over. Allora, il discorso del crossing over è un discorso particolarmente complesso da spiegare, un po' più semplice da rappresentare, ma neanche più di tanto. Allora, nel momento in cui noi abbiamo più mutazioni su quel determinato soggetto che si comportano geneticamente allo stesso modo, quindi possiamo avere, che ne so, facciamo l'esempio di un cardellino, che ne so, Pastello Isabella. Quello è interessato da tre mutazioni legate al sesso: Pastello, Bruno e Agata. Quando noi un soggetto di quel tipo lì lo andiamo ad accoppiare, dovremo prevedere una serie di cose che adesso vi rappresento al volo in una combinazione più semplice. Allora, supponiamo di avere un nero Bruno portatore di Agata e di Bruno. Da cosa è nato questo soggetto? Questo soggetto è nato dall'accoppiamento di Bruno per Agata. Quindi, partendo dal presupposto che avrà ereditato un cromosoma dal padre e uno dalla madre, su un cromosoma questo maschio avrà scritto che è Bruno, sull'altro cromosoma ha scritto che è Agata. Ovviamente nelle posizioni corrispondenti c'è scritto che non è Bruno e non è Agata, quindi visivamente, fenotipicamente sarà un soggetto nero Bruno, però porterà il Bruno e l'Agata. Nel momento in cui io vado a sviluppare l'accoppiamento con quel soggetto lì, otterrò da quel soggetto, quando le figlie femmine ereditano il cromosoma 1, una femmina bruna; quando ereditano il cromosoma 2, una femmina Agata. C'è da dire che questa è una possibilità, perché abbiamo detto che i cromosomi si spezzano e si ricombinano di continuo all'interno della coppia. Quindi potrebbe anche succedere, come vedete nella parte a destra, che quella ricombinazione avviene e quindi io non mi troverò sui cromosomi di partenza ereditati dal maschio, da una parte Bruno, da una parte Agata, come informazione, ma da una parte mi troverò non è Bruno, non è Agata, e dall'altra parte mi troverò è Bruno e Agata. Le femmine che erediteranno quel cromosoma saranno Isabella. E questo vale anche per i maschi, perché i maschi che genererò a fronte di questo crossing over saranno dei portatori di Isabella. Come era portatore di Isabella il soggetto del quale parlavamo prima, con la differenza che le due informazioni si troveranno sullo stesso cromosoma. Questo per dire che quando vado a sviluppare un accoppiamento in cui ci sono più mutazioni che si comportano geneticamente allo stesso modo, dovrò sviluppare tutte
le condizioni possibili. Da questo accoppiamento, nella fattispecie, otterrò delle femmine Agata, delle femmine Bruno, delle femmine Isabella e delle femmine ancestrali. Otterrò dei maschi ancestrali, dei maschi che portano il Bruno, dei maschi che portano l'Agata e dei maschi che portano l'Isabella. Qui avevo coinvolto due mutazioni. Quando ce ne sono coinvolte tre, ovviamente le combinazioni aumentano in maniera esponenziale. E questo dovrebbe essere un primo deterrente a non sovrapporre troppe mutazioni tra di loro. Ma è soltanto il primo, ne troveremo degli altri durante questa chiacchierata. Allora, in questa tavola viene rappresentato un cardellino ancestrale. Questo per ragionare un attimino su quali sono i disegni che andiamo a guardare, di conseguenza selezionare su un cardellino ancestrale. Allora, il cardellino è stato standardizzato dalla commissione tecnica, ci sono delle tavole di riferimento, chiaramente uno standard che è stato fatto molti anni fa, però come punti di riferimento, come punti di attenzione dove andare a guardare, è sicuramente uno standard valido a tuttora. Come siamo arrivati al cardellino domestico? Siamo arrivati al cardellino domestico e qui faccio riferimento ad alcune cose che ha detto anche Riccardo la volta scorsa, partendo dai punti salienti, dai punti che ci piacevano di più, dalle peculiarità più positive delle singole sottospecie. Quindi, siccome quando abbiamo visto i primi Maier era stato un colpo al cuore, è chiaro, dice, beh, un cardellino domestico, se avesse la forma del Maier, non ci dispiacerebbe per niente. C'è però il Maior, il nero della testa rarefatto, si stringe sulla nuca. E allora per il nero della testa bisognerebbe avere un bel disegno come quello delle sottospecie meridionali che ce l'hanno, bello intenso, largo, sulla nuca. Quindi non sarebbe male questo discorso. Dice però sarebbe anche bello avere la lucentezza dei colori del cardellino balcanico, il bianco della guancia del cardellino balcanico, no? Perché anche lì quello è un punto di contrasto notevole tra i singoli colori racchiusi nei disegni. In pratica, mettendo insieme tutte queste informazioni, siamo arrivati al cardellino domestico, un cardellino che ha una struttura massiccia, una forma armoniosa, e sul cardellino domestico sono state traslate a poco tutte le mutazioni che sono comparse, partendo dalla sottospecie dove comparivano. Quindi è stato fatto un lavoro che prima di tutto è stato finalizzato alle proporzioni e alla forma e subito dopo chiaramente anche ai disegni e ai colori. In ogni caso, quali sono, scusate, i disegni del cardellino? Allora, i disegni del cardellino, partiamo dalla testa, anche perché lì c'è il disegno più bello, quello che ci fa riconoscere il cardellino da distante, e cioè la mascherina. Il cardellino ha questa mascherina di colore rosso brillante che lo distingue da tutti gli altri fringillidi. È un disegno peculiare, questa mascherina più è ampia meglio è, chiaramente deve avere i margini estremamente netti, ben delimitati. In effetti, prima di questa mascherina rossa ce n'è una nera che gira strettissimo intorno al becco e si prolunga dal becco fino all'occhio e anche dietro l'occhio a formare delle redini. Poi sulla testa del cardellino, sulla parte superiore sul vertice, dove finisce la mascherina, parte un disegno nero, la famosa T nera, è una T rovesciata, che si chiude sulla nuca e ai lati del collo. Dove finisce la T nera sulla nuca c'è un collarino di colore bianco. I lati della testa, le guance e la parte superiore del collo sono di colore bianco, come bianco è il centro del petto, come bianca è la zona ventrale. Va detto che il disegno dei fianchi di colore bruno si allunga verso il centro del petto e va a circondare una zona bianca a forma di fungo, il famoso fungo del petto del cardellino. Quando è che quel fungo è bello, ben visibile? È ben visibile quando i fianchi sono molto marcati, quindi quando il contrasto tra il bianco e il bruno è particolarmente marcato. Quindi se il bruno, anziché essere super saturo, è sbiadito, il fungo sarà poco evidente, perché ci sarà poco contrasto. Nel momento in cui il fianco invece sarà marcatissimo, chiaramente al centro del petto avremo un contrasto fortissimo tra bruno e bianco.
Allora, ritornando alla testa, per, come dire, comodità, è come se noi avessimo tre mascherine. La prima nera che circonda il becco in maniera, come dire, quasi impercettibile. La seconda rossa, che è quella che conosciamo, e la terza che è bianca. Quella bianca è interrotta sulla parte superiore, quindi sul vertice, dalla T nera. E qui, diciamo, abbiamo parlato della testa. Il dorso è di colore bruno. I fianchi, l'abbiamo già detto, sono di colore bruno. Le ali e la coda sono nere, con delle perle di colore bianco e con la barratura alare gialla che è estremamente visibile quando il cardellino è in volo, come è ben visibile il disegno bianco del sottocoda, perché va detto che oltre alle perle che in qualche modo delimitano le penne lunghe e che possiamo osservare guardando il soggetto da sopra, guardandolo da sotto, possiamo vedere il disegno sottocaudale, no? Che è una delle caratteristiche fondamentali che ci permette di distinguere il cardellino quando vola. In realtà il cardellino quando vola si lascia distinguere molto bene, sia per il tipo di volo che ha, sia perché quando vola tendenzialmente canta, sia per il disegno che possiamo vedere sotto la coda. Tutti questi disegni devono essere netti, ben delimitati e alla massima estensione. Ad esempio, lo specchio alare lo consideriamo sempre un po' poco. Ci sono dei cardellini che hanno uno specchio alare estremamente ristretto. Ecco, quello è un difetto. Lo specchio alare è una delle caratteristiche fondamentali del cardellino, quindi pure quello deve essere ben marcato, ben colorato e con una buona estensione. Detto questo, quindi focalizzato il cardellino domestico con le sue caratteristiche, che sono le caratteristiche più belle, no? Tirate dentro dalle singole sottospecie con un lavoro selettivo disumano, che è tuttora in corso ovviamente perché la selezione non finisce mai, anche se perché se la selezione finisse sarebbe finito il gioco, no? È normale. Quando si arriva vicino allo standard è evidente che lo standard viene aggiornato per individuare un nuovo punto di riferimento, ancora più sfidante. Non a caso questo metodo, applicato prima nei canarini e poi anche nei nostri soggetti, ci ha permesso di vedere de degli animali assolutamente strepitosi. E quindi degli animali che 10 anni fa vincevano in mostra, oggi in mostra non vincerebbero perché gli standard, voglio dire, di riferimento sono cambiati, perché il livello si è alzato e quindi si è alzata la competizione, quindi anche il livello della competizione e si è allontanato il punto di riferimento. Quindi è ovvio che questo punto di riferimento è un punto di riferimento che dobbiamo rincorrere di continuo. E qui sta il bello del nostro lavoro di allevatori. Allora, adesso focalizzerò l'attenzione in ottica selettiva su quelli che sono i principali difetti del cardellino. Allora, uno dice perché non parli dei pregi e parli dei difetti? Perché noi nel nostro allevamento, per traguardare lo standard, chiaramente dobbiamo andare a vedere tutto quello che ci discosta dallo standard, no? E quindi dobbiamo focalizzare l'attenzione su determinate piccole pecche che possono essere piccole o grandi, che possono essere delle situazioni correggibili, ma possono anche essere delle situazioni che ci fanno pensare che forse è meglio rinunciare al nostro ceppo perché sta degenerando per determinate caratteristiche. Tutte cose che dobbiamo avere chiare in mente, perché, come dico sempre, non siamo immortali. I cardellini si riproducono una volta all'anno e quindi è evidente che ogni anno dobbiamo cercare di andare avanti, non di andare indietro. E quindi se vediamo che il nostro lavoro non garantisce i risultati sperati, dobbiamo cambiare, gli elementi sui quali lavorare, no? Questo è naturale. Quindi la selezione poi è proprio questo, è cercare di migliorare di anno in anno. Ma cercare anche di virare verso altre direzioni quando vediamo che quella che abbiamo preso è sbagliata, quando vediamo che i risultati che ci aspettavamo in realtà non arrivano, no? Allora, non a caso, quando noi esponiamo i cardellini, se guardiamo la scheda di giudizio, la prima voce riguarda la forma e le proporzioni del soggetto, no? Allora, la forma del cardellino è importante. Il cardellino deve avere una forma armoniosa con il petto largo, deve in pratica esprimere sia forza che eleganza, no? Quindi,
se ha una forma esile sfuggente è un difetto. È un difetto se la testa è piccola rispetto al corpo, se il becco è particolarmente allungato, se lo sterno è prominente, se le ali sono incrociate, se la coda addirittura non è in linea con il corpo, o peggio ancora, se le zampe sono con il gomito dritto. Uno dice: è una miseria, è un disastro. Ma effettivamente, messe tutte insieme queste caratteristiche, generano un qualcosa che non è bellissimo da vedere. Queste caratteristiche, in pratica, evidenziano il fatto che un ceppo se ne sta andando per quanto riguarda la forma. Normalmente tutto inizia con il becco che si allunga, con la testa che si stringe. A quel punto la forma incomincia a diventare più esile, le spalle si stringono, le ali si incrociano. Ecco, tutti questi difettucci in pratica ci fanno capire che anche se quel soggetto poi a livello di disegno è un bel disegno, perché è una bella mascherina, un bello specchialare, tutto, probabilmente in allevamento non c'è un granché utile. Ecco, per cui molta, molta attenzione alla forma del cardellino. È inutile presentare un soggetto, no, che non ha la forma corretta ma che ha dei buoni disegni. Allora, noi per individuare una specie, prima di tutti dobbiamo guardare la forma. E tutte le commissioni tecniche hanno, come dire, sottolineato questa cosa lasciandola come prima voce nella scheda di giudizio. Non è un caso, è fondamentale, anche perché nel caso del cardellino in particolare, essendo partiti da varie sottospecie per arrivare a una forma della, diciamo, del tipo domestico simile a quella del Major, è evidente che la forma ha la sua importanza, non tanto la taglia, no? Perché è chiaro che è importante anche la taglia perché ci sono delle lunghezze di riferimento, ma proprio la forma. Ecco, ricordiamoci che la forma deve essere assolutamente armoniosa, non ci deve essere squilibrio tra la testa, il corpo, tra il becco e la testa, deve essere tutto estremamente armonioso. Per quanto riguarda il disegno, chiaramente il cardellino è un soggetto facile da giudicare, ce ne accorgiamo quando lo esponiamo, no? E trovargli i difetti è estremamente semplice. Perché? Perché non è un soggetto col disegno longitudinale, come può essere un verzellino, un canarino, un organetto, un messicano, no? Lì il giudice si deve concentrare, no? Deve guardare il disegno dei fianchi, il disegno del dorso, poi guardare i mustacchi, vedere se il disegno stacca abbastanza dal colore di fondo, fare tutta una serie di valutazioni sulla saturazione dei vari pigmenti, dalla feomelanina, leomelanina nera. In questo caso pure vengono fatti dei ragionamenti sulla saturazione dei colori, ma c'è poco da ragionare perché si vedono facilmente. Il cardellino ha i colori racchiusi dentro determinati disegni. È un uccello facilissimo da giudicare, così come il diamante di Gould, ma perché? Perché è facile trovargli dei difetti, anche perché ha un disegno talmente complesso che è facile che qualcosa non sia esattamente al suo posto, quindi può capitare che la mascherina sia corta, quindi poco estesa, oppure che sia addirittura interrotta, soprattutto sotto la gola. Può succedere che la T nera della testa sia rarefatta, quindi con delle infiltrazioni bianche, può essere che e si stringa sulla nuca, fenomeno molto diffuso. Può avere i bordi frastagliati, irregolari. Stessa storia vale per il fungo del petto. Il fungo del petto, se la saturazione della feomelanina non è al top, è un fungo poco evidente che avrà dei margini estremamente irregolari. Poi ritorno sulla storia dello specchialare perché diciamo ci facciamo sempre poca attenzione. Lo specchialare capita spesso che sia stretto. Ecco, lo specchialare non deve essere stretto, deve essere bello largo, perché diciamo la verità, il cardellino è bello proprio perché c'è il contrasto tra il giallo dell'ala e il rosso della testa. Oltretutto, insieme al verzellino fronte rossa, è l'unico fringillide a possedere entrambi i colori, no? Il giallo e il rosso, solo che il verzellino fronte rossa, che è bellissimo, senza ombra di dubbio, diciamo ce l'ha un po' meno contrastanti rispetto a quelli del cardellino come colori, perché il giallo ce l'ha diffuso su tutto il corpo, no? Invece nel caso del cardellino anche il giallo è estremamente localizzato, quindi queste due macchie di colore, quella rossa sulla testa e quella gialla sull'ala, devono essere molto evidenti e molto contrastanti tra loro. Può capitare anche che le perle alari siano strette o addirittura assenti per abrasione del piumaggio. Sì, questo è vero, ma onestamente qui il punto d'attenzione è più basso rispetto a quello che ho detto fino adesso, anche se poi
facendo attenzione proprio all'estensione delle perle alari, Franco Castellucci praticamente ha individuato un'ulteriore mutazione che è appunto la perlata. Per quanto riguarda il colore, qui c'è da fare un ragionamento. Allora, questo ragionamento non vale solo per il cardellino, no? Però noi quando esponiamo i nostri soggetti alle mostre, andiamo a leggere la scheda di giudizio, visto che non siamo presenti al momento del giudizio, e cerchiamo di capire dove il nostro soggetto è stato penalizzato oppure no. Quello di leggere la scheda di giudizio è un approccio estremamente tecnico, no? Perché è un approccio estremamente tecnico? Un Perdonami approccio. Renzo, c'è subito una domanda per quanto riguarda la tonalità dello specchio alare, cioè quale deve essere la giusta tonalità per rientrare nello standard? Ma lo specchio alare chiaramente deve essere giallo. Sappiamo che è facilmente influenzato Diciamo non dall'alimentazione, deve quindi è essere giusto indicato. arancione, ecco, per capirci, cioè per saturare al massimo il rosso della mascherina vengono usati coloranti più o meno idonei. Quando il colorante che viene utilizzato non è idoneo, la mascherina diventa bella rossa, ma l'ala diventa arancione. Ecco, l'ala non deve essere arancione, l'ala deve essere assolutamente gialla, più saturo possibile di giallo, quindi un giallo dorato, ma giallo dorato non significa arancione. Quindi serve molta attenzione. Quindi ci sono dei coloranti che funzionano allo scopo, che sono dei coloranti naturali, che però funzionano bene nel momento in cui i cardellini fanno la muta in presenza di luce solare, altrimenti non funzionano altrettanto bene. Chiaramente funziona molto bene un'alimentazione ricca, variegata, con delle erbe prative. Utilizzando sistemi naturali, lo specchio alare non diventa mai arancione. Utilizzando i coloranti artificiali può capitare se non si è particolarmente esperti. Quindi conviene basarsi molto sul naturale, come ci ha suggerito Riccardo nel primo webinar. Assolutamente. Grazie. Niente, grazie della domanda. Come dico, più ce ne sono, meglio è. Tornando alla scheda di giudizio, stavo dicendo che il nostro approccio di fronte all'esposizione di un soggetto deve essere un approccio tecnico, cioè noi non possiamo portare un soggetto in mostra e guardare solo quanto ha preso 88, ha preso 92, no, così non serve a niente. Dobbiamo guardare dove è stato penalizzato sulla scheda di giudizio o dove è stato premiato sulla scheda di giudizio, che poi è una lettura in un caso positiva e nell'altro caso in negativo, no, di quello che c'è scritto sulla scheda. Perché? Perché noi prima di portare i soggetti in mostra, li guardiamo dentro il nostro allevamento. Ah, qui nell'allevamento, facciamo l'esempio che allevo degli agati, dice questo è l'agata migliore, lo porto in mostra. Chiaramente lo porterò in una mostra, magari dove c'è un po' di concorrenza, quindi dove vado a sbattere con qualcun altro che come me, no, si diletta nel selezionare gli agata. A quel punto, più di cercare di capire se ho vinto o perso, no, devo leggere la scheda di giudizio e vedere dove il mio cardellino è stato penalizzato e magari anche dove sono stati premiati o penalizzati quelli che ci sono intorno, perché è così che si impara dalla scheda di giudizio, quindi dal confronto, se vogliamo, non in tempo reale con il giudice, si impara confrontandosi con gli altri allevatori, si impara ogni volta che ci si mette a ragionare di fronte a un soggetto. Nel caso del giudizio, siccome il giudizio non avviene in presenza, è evidente che il confronto con il giudice avviene tramite una lettura certosina della scheda di giudizio. Quando noi andremo a vedere sulla scheda di giudizio la voce colore, capiremo se il nostro soggetto è ottimale oppure no per il colore. Nasce un problema. Abbiamo detto che il cardellino, e questo l'abbiamo detto l'altra volta, è interessato da più pigmenti. Ci sono le melanine, ci sono i lipocromi. I lipocromi colorano di rosso la mascherina e di giallo lo specchio alare. Le melanine colorano il resto del corpo, no? Ci sono l'eumelanina nera, l'eumelanina bruna e la feomelanina. Quindi quando un soggetto viene penalizzato sul colore, bisogna capire, nell'eventualità in cui la penalizzazione sia anche abbastanza importante, se è stato penalizzato perché non sono sature le melanine o se è stato penalizzato perché non sono sature i lipocromi. È chiaro che un allevatore esperto sa dove andare a guardare, no? Però non è che tutti siamo super esperti. E anche perché se uno porta un soggetto in mostra è proprio per farselo giudicare, quindi per avere un parere. E qui in effetti farebbe molto comodo, ma molto molto comodo, che la voce colore fosse divisa in due.
colore delle melanine e colore degli ipocromi. Questo darebbe sicuramente a tutti noi allevatori, no, un qualche riferimento in più. Sarebbe molto più chiaro dove quel soggetto è stato penalizzato, no? Per cui, ecco, io spero che, visto che la commissione tecnica è estremamente ricettiva da questo punto di vista, che prima o poi, la voce colore si possa sdoppiare sulla scheda di giudizio proprio per dare delle indicazioni in più agli allevatori. E devo dire che la commissione tecnica lavora tantissimo su tutte queste cose, valuta tutti i suggerimenti. Ecco, speriamo che anche questo sia tra quelli presi in esame, perché faciliterebbe di molto la lettura della scheda. Mi sono anche trovato, parlo di questa mia esperienza personale, in un esperimento coinvolto, organizzato da Riccardo tanti anni fa a Cassino, in cui abbiamo giudicato i canarini, sì, i canarini, scusate, i cardellini a confronto. Beh, giudicare un cardellino a confronto è impossibile. È impossibile perché cosa confronto? Confronto la forma? Confronto il colore delle melanine? Confronto il colore degli ipocromi, confronti il disegno, cioè il giudizio a confronto va bene se devo confrontare solo una cosa della serie, tipo, devo confrontare il colore degli ipocromi, allora confronterò tutti i cardellini e alla fine vincerà quello che è il colore degli ipocromi, no? Al top. Ma in una sequenza di informazioni, in una sequenza di disegni e colori così complessa, se uno vede il risultato finale, vede quello che ha vinto, dice: ma avrà vinto perché c'è la forma migliore, perché c'è il colore delle melanine migliore, perché c'è il colore degli ipocromi migliori, perché c'è il disegno più esteso. Ecco, quindi giudicarlo a confronto il cardellino è veramente difficile, ma veramente, veramente difficile. L'ho provato personalmente, è stata una bella esperienza, perché poi noi possiamo ragionare quanto vogliamo sulle cose, però finché non ci caschiamo dentro non ci rendiamo conto di tutte le variabili che andiamo a incontrare. E quella è stata un'esperienza sicuramente illuminante. Tornando ai difetti di colore, diciamo che l'occhio quando guardiamo un cardellino ci va subito sulla mascherina, no? Quindi può capitare che il rosso della mascherina non sia saturo o addirittura ci siano delle zone più chiare, quindi di colore arancio anziché rosso, perché magari lì ha perso delle penne e che poi sono ricresciute, no? In assenza, come dire, dell'alimentazione corretta e non sono venute rosse come le altre. Può succedere anche che di rosso ce ne sia troppo, quindi che non finisca sulla mascherina, ma vada a inquinare anche il collarino, che, ribadisco il concetto, dovrebbe essere bianco. Può succedere, questo succede abbastanza spesso, che lo specchio alare sia smunto, quindi che il giallo dell'ala non sia bello saturo, ma sia piuttosto chiaro. Capita nei soggetti che non sono selezionati al top verso la saturazione delle melanine, che anche la mascherina nera, quella alla quale facevo riferimento, no? Che circonda il becco e che ci permette anche di sessare il cardellino, una volta era l'unico elemento che veniva guardato, non sia nera, ma sia decolorata. Chiaro che se quella zona lì è decolorata, anche la saturazione di tutte le altre zone nere sarà altrettanto scarsa, no? Quindi sia sulla testa che sulle ali e sulla coda. Poi può capitare che le guance siano infiltrate di bruno. Beh, questo è un difetto, indubbiamente. Adesso, a meno che non parliamo di una sottospecie specifica, no? Che ce l'ha esattamente di quel colore, però parliamo di cardellino domestico. Nel cardellino domestico le guance devono essere bianche, quindi la presenza di bruno è certamente un difetto, come un difetto il fatto che il dorso non sia uniforme. Anche qui possono esserci degli schiarimenti. Normalmente quando ci sono degli schiarimenti qui ci sono un po' dappertutto e questo chiaramente è un difetto che l'allevatore nota con facilità, e quindi un soggetto che ha degli schiarimenti in giro per il corpo non va sicuramente esposto, no? Anche perché nel momento in cui noi esponiamo un soggetto, e questa è una riflessione che va fatta, tutti quelli che lo vedono pensano che quello sia il massimo che noi abbiamo in allevamento. E quindi la riflessione viene da sé, dice: cacchio, se questo è il massimo, pensate come sono gli altri, no? Ecco, quindi cerchiamo di portare in mostra animali che non devono necessariamente vincere, ma che abbiano le potenzialità per fare bella figura. Renzo, arriva un'altra Sì. domanda dal pubblico che stasera è veramente molto numerosa e la cosa ci fa piacere. Ci domandano come mai spesso tra due soggetti di pari qualità viene premiato quello di taglia maggiore. Ma diciamo che. Domanda scottante. Ma no, è una domanda legittima, anche Lecita, perché è assolutamente. una domanda che capita spesso di sentirsi fare anche di persone. Allora, noi, come dicevo, abbiamo cercato di prendere il meglio da tutte le sottospecie, e
E come forma di riferimento e taglia di riferimento è stata presa una taglia piuttosto sfidante, che è una taglia che somiglia molto a quello che oggi si chiama frigoris e che prima chiamavamo major. Quindi, proprio per evitare tutta una serie di forme intermedie, e chiaramente anche per la taglia, come per le altre voci, si punta verso il riferimento che viene dettato dagli standard. Il riferimento dettato dagli standard non è quello di un cardellino di taglia intermedia, ma è quello di un cardellino che somiglia molto a major, quindi di una taglia possente con una determinata lunghezza. Quindi voglio dire, tutti quelli che sono, diciamo, una tappa lungo quel percorso non vengono premiati. La realtà è questa. Ma perché? Perché è logico, no? Come puntiamo anche sulle altre voci della scheda di giudizio al punto di riferimento, ci puntiamo anche per le proporzioni e la forma, Alla no? massima espressione, Beh, certo. sì, sicuramente sì. Quindi andiamo sempre verso il punto d'arrivo. Chi più si avvicina al punto d'arrivo, chiaramente più è facile che venga premiato e che venga preso a riferimento per la selezione successiva. Mi raccomando, nel cardellino, a parte la lunghezza, è determinante la forma, che deve essere armoniosa. Cioè, non serve che il cardellino sia lungo e sottile come un messicano, perché a quel punto avrei raggiunto la lunghezza, ma certamente non la forma. Ecco, il cardellino deve avere una forma che è quella caratteristica, quindi col petto ampio, le spalle larghe, la testa col sopracciglio largo che non scopra l'occhio guardandolo da sopra, ma deve avere una forma da cardellino, deve avere quindi un riferimento ben chiaro. Tutto quello che rappresenta il percorso, chiaramente viene più o meno penalizzato in base a quanto si distanzia dal punto d'arrivo. Sì, e mi riallaccio a un'altra domanda. La domanda dice: se diciamo, si presentano in esposizione delle sottospecie differenti della frigoris in mutazioni di colori differenti, se questi possono essere penalizzati rispetto al frigoris. Ma allora, no, la logica è questa, cioè Ormai diciamo, è più che comune vedere gli sciusi, vedere altri soggetti di assolutamente famiglia sì. mutati Allora, sempre di più. fermo restando che il nostro cardellino di riferimento è quello domestico a questo punto, è evidente che siccome viviamo in Italia, quindi non viviamo negli Stati Uniti dove il cardellino non c'è, quindi ci sarebbe solo quello domestico. Viviamo in Italia e soprattutto al sud Italia abbiamo rappresentata una sottospecie molto conosciuta, anche allevata, selezionata. Ho visto dei soggetti magnifici, quando ho frequentato per anni la mostra di Paola, c'erano dei cardellini della sottospecie minore fantastici. Ecco, quei cardellini lì chiaramente sono facilmente riconoscibili per le loro caratteristiche di forma, di colore, di disegno, e le mutazioni applicate su quei soggetti lì sono estremamente riconoscibili. Quindi non vengono assolutamente penalizzati rispetto a un soggetto domestico, soprattutto nelle mostre in cui ci sono anche delle categorie dedicate, tra le altre cose. Il problema sono tutte le forme intermedie. Le forme intermedie chiaramente rappresentano un danno dal punto di vista selettivo, anche perché più ce ne sono in giro dei soggetti di forme intermedie e più si allontana il traguardo, no? Perché praticamente continuiamo a mescolare anziché andare avanti, no? No, bisogna andare avanti. E quindi o è facilmente riconoscibile la sottospecie e viene giudicata come tale, oppure puntiamo verso la forma domestica e se si distanzia dalla forma domestica perché è una via di mezzo, è evidente che il soggetto viene penalizzato. Non a Abbiamo il caso. nostro, scusami Renzo, abbiamo il nostro presidente di CTN che ci fa notare giustamente come le categorie sono state separate tra il frigoris e le altre specie minori. E la stessa cosa è stata fatta in COM proprio per evitare, diciamo, una penalizzazione delle altre sottospecie. Sì, ma anche perché poi, parlando in maniera estremamente oggettiva, no? Nelle mostre specialistiche è stato fatto più volte, no? Il tentativo di fare major, cardellino maggiore, cardellino minore, no? E poi tutti gli altri. Alla fine cosa succedeva? Che c'erano tre cardellini maggiori, 10 cardellini minori e 50 cardellini che erano una via di mezzo a tutti gli effetti, che non erano in nessun modo ricollegabili a qualche altra sottospecie, ma erano semplicemente un miscuglio frutto del lavoro che andava verso la selezione del cardellino domestico, no? Quindi sì, la domanda è legittima,
Però ecco, l'importante è che ci diamo un punto d'arrivo e lo puntiamo sempre, senza distoglierci e senza soffermarci troppo lungo il percorso, perché sennò il Sì. traguardo non lo raggiungeremo mai, ecco. E qui si aggiunge un'altra domanda di ordine legislativo, secondo me molto interessante alla luce degli ultimi eventi avvenuti in Italia. Un appassionato scrive: parlate di cardellino domestico, per cui se dovesse essere approvata la legge sui selvatici, potremmo continuare ad allevare il domestico. Beh, mi permetto di dire due parole anch'io, premesso che per la distinzione di specie selvatica e domestica ci vorrebbe un webinar a sé, perché gli zoologi e i naturalisti, voglio dire, potrebbero discutere per settimane, ma di fatto noi allevavamo già dei soggetti domestici, quindi dipende il legislatore un attimino cosa vorrà realmente inserire in questa legge che ancora è tutta da definire. Ma passo a te la parola, Renzo. Ma su questo aspetto, siccome sono stato dentro anche qualche commissione regionale che è andata a legiferare, diciamo che indubbiamente la cosa che in qualche modo ci aiuta è il fatto che venga riconosciuto l'anellino inamovibile. Poi sul fatto che chi viene a controllare sia in grado di riconoscere un cardellino domestico da uno che domestico non è. Cambia un po' il discorso, no? Cambia il discorso, Sì, ma però. io concordo pienamente con te, Renzo, perché qui siamo alla follia. Proprio dei giorni scorsi ne sono stato interpellato per una perizia su dei cardellini. Un signore ha acquistato dei favati e accoppiandoli sono venuti fuori degli ancestrali. Ecco, adesso gli hanno fatto la contestazione che soggetti vivi di mutati non possono dare ancestrali, cioè siamo alla follia più totale, ecco, insomma. Beh, ma diciamo che facciamo questi webinar proprio per parlare tra di noi di queste cose. Chi ne è completamente digiuno, chiaramente è, diciamo, brancola nel buio, ecco, mettiamola così. L'impiegato della Quindi provincia o della regione magari non ha giustamente le competenze no, come genetiche. fa? Già stenta a riconoscere determinati mutati, no, rispetto agli ancestrali per tutta una serie di motivi. Poi che gli dobbiamo andare a raccontare anche la genetica diventa complicato, cioè voglio Credo dire. il punto sia che la FOI, che è una grandissima federazione, possa veramente dare il suo contributo per far sì che l'anello sia un sigillo di specie cattiva, di specie nata, e sia l'unica garanzia necessaria e indispensabile per poter proseguire l'allevamento di una specie assolutamente domestica, No, appunto, ma in come effetti devo dire che a suo tempo, scusate la divagazione, ma nella mia regione, spiegato come funzionava l'anellino, spiegando che era inamovibile, alla fine è stato accettato assolutamente di buon grado, perché proprio per chi poi è preposto a fare le verifiche, più la verifica è facile e più la cosa funziona. Quindi il fatto che certo. ci sia un anellino delle dimensioni giuste, a posto, problema risolto senza andarsi a chiedere mutato o non è mutato. Sì, No, da chi è infatti, nato, da chi non è credo nato, ecco, che il quindi. punto sia andare ancora a lavorare sul materiale da utilizzare in maniera che si riesca a trovare un materiale assolutamente che non si riesca a contraffare per evitare polemiche sull'eventuale inserimento dell'anellino sul soggetto già No, no, adulto. questo sicuramente, voglio dire, anche perché diciamo che abbiamo bisogno di essere lasciati tranquilli nel nostro gioco. E Sì. noi facciamo di tutto per giocare puliti, no? Voglio dire, anche Esatto. perché non sto neanche a dirlo, ma immettere un soggetto ancestrale in un ceppo di cardellini ci riporta indietro di anni Una nella follia. selezione e anche nella robustezza del ceppo stesso, quindi non avrebbe veramente alcun senso, alcuno. Noi, ribadisco, stiamo selezionando il cardellino domestico. Cardellino domestico in quanto tale si distanzia da tutte le sottospecie di riferimento che l'hanno generato, no? È un po' come dire che un setter discende dal lupo, ma se lo mettiamo vicino a un lupo, uno che non lo sa che viene da un altro pianeta stenta a capire che sono entrambi dei cani, voglio dire, no? Quindi questo è molto importante. Bene, Certo, certo. tornando al colore, che sennò mi perdo. Scusa per la divagazione. No, no, non c'è problema, ci mancherebbe altro. E come dicevo, riassumendo i primi punti, la mancanza di colore è un difetto, ma è un difetto anche se i colori li troviamo dove non dovrebbero essere.
come il rosso sul collarino, come il nero al centro del petto, no? Oppure quando troviamo degli acianismi in giro, quindi qualcosa di bianco, dalle unghie bianche, no? A qualche pennetta bianca qua e là, ecco, soggetti che hanno quelle caratteristiche lì, è sempre meglio non esporli. E soprattutto è sempre meglio non esporre i soggetti che peccano in saturazione, cioè quelli troppo chiari. Il soggetto deve essere bello carico di colore, sia se è mutato, sia se non è mutato. Questo è un dogma. Allora, adesso andiamo un attimo meglio dentro la questione selezione. Allora, forma armoniosa è la prima cosa da guardare. Questo non è che vale solo per il cardellino, questo vale per qualsiasi soggetto. Noi quando iniziamo con una nuova specie, dobbiamo prendere dei soggetti che hanno una forma armoniosa, no? Questo perché? Perché se no noi facciamo la nostra coppia. Quella coppia ci genera dei figli e l'anno successivo siamo costretti a disfarci sia dei figli che della coppia perché i risultati non sono venuti esattamente come avremmo voluto, ma avremmo dovuto anche saperlo perché se la coppia è scarsa i figli saranno altrettanto scarsi. E quindi partire con soggetti dalla buona forma è fondamentale. Sul resto poi si può andare a correggere, però sulla forma non è facile, no? Poi chiaramente il piumaggio è importante perché molte volte diciamo oh, che bel cardellino grosso, è grosso sì, ma grosso ok, rotondo ok, ma non deve avere il piumaggio che sbuffa dappertutto, sui fianchi, al centro del petto, addirittura sulla nuca. Ecco, soggetti col piumaggio lungo vanno evitati come la peste, no? I disegni devono essere il più netti possibile. Perché questo? Perché un bel disegno netto ci aiuta molto nella selezione, cioè possiamo dare per scontato, accoppiando dei soggetti con disegno netto, che anche i figli vengono con i disegni netti. I colori ovviamente devono essere saturi e brillanti, e qui bisogna fare particolarmente attenzione alle zone melaniche, perché il lipocromo delle ali e della maschera può essere influenzato da un'alimentazione non, come dire, azzeccata. Per il resto, le melanine sono molto influenzate dalla selezione, anche qui con l'alimentazione, come ci ha spiegato Riccardo, ma la selezione conta molto. Quindi, soprattutto facciamo attenzione al fatto che le zone melaniche siano belle sature di colore, quindi siano il più scure possibili. Poi dobbiamo guardare anche il comportamento, che è una cosa che incominciamo, no, a considerare poco, invece è molto importante. Cioè, il soggetto deve essere attivo, tranquillo, quindi non deve essere spaventato, ma non deve avere neanche dei tic. Per esempio, il cardellino c'ha tendenzialmente un tic, che è quello di aggrapparsi alle sbarre e buttare la testa all'indietro, ecco, non è una bella cosa. Poi quando noi guardiamo i nostri soggetti, sia perché li dobbiamo portare in mostra e quindi perché diciamo questo è il migliore che ho fatto, vediamo cosa hanno fatto gli altri e sentiamo cosa ne pensa il giudice, perché poi a questo serve la mostra, no? E di questo non bisogna finire mai di ringraziare la FOI, perché senza mostra il nostro movimento non esiste. Il nostro movimento si spegne senza le mostre. Quindi il fatto che esista la FOI, che è un'organizzazione capillare che funziona bene e che metta tutti in condizione di esporre il lavoro di un'annata è assolutamente fondamentale. Però ecco, quando portiamo un soggetto in mostra, prima di tutto ci deve piacere a noi, poi se piace anche al giudice meglio, e se qualche altro allevatore ci dà una pacca sulla spalla e si complimenta con noi per il lavoro che abbiamo fatto, beh, torniamo a casa decisamente soddisfatti. Quindi, quando noi portiamo un soggetto in mostra, quando noi dobbiamo prendere un soggetto da portare a casa per rinsanguare il nostro ceppo, stiamo anche attenti che sia messo bene di piumaggio, perché se ha le penne brase, sporche, probabilmente è un soggetto che ha un brutto carattere, che è stato tenuto male o che non sta bene neanche fisicamente. Guardiamo anche quanto è lungo il beco, perché un beco particolarmente lungo rispetto alla testa potrebbe essere un brutto segno da un punto di vista delle caratteristiche legate alla morfologia del soggetto. E poi se prendiamo un soggetto da portare a casa, andiamo sempre in allevamento, vediamo tutti i soggetti di quell'allevatore, vediamo quanto sono uniformi tra loro quei soggetti, perché se i soggetti sono uniformi tra loro, significa che quello è un ceppo stabile, quindi le caratteristiche di quel ceppo sono delle caratteristiche forti che si possono trasmettere anche nel nostro ceppo. Quindi l'uniformità di un ceppo è assolutamente fondamentale. Tutto questo per dire che quando partiamo nella selezione di una mutazione, oppure partiamo da zero con il cardellino, con qualsiasi altra specie,
Sì, possiamo prendere dei soggetti che hanno delle caratteristiche che si possono compensare, quindi che si possono sommare in positivo, ma l'ho scritto qui in rosso su questa slide. I difetti si possono correggere, però se non ci sono, onestamente è meglio. Si lavora molto meglio, quindi quando noi facciamo la coppia, meno difetti ci sono da correggere e più siamo sicuri del risultato. No, perché con dei difetti da correggere rischiamo di stabilizzarci e fare un passettino. Se i difetti da correggere sono pochi, il passo che facciamo verso il punto d'arrivo è sicuramente più grande. Noi con la nostra selezione, come ho già detto l'altra volta, interveniamo sulla quantità, no? Questo cosa significa? Significa che se noi prendiamo due soggetti mutati, ad esempio, li accoppiamo tra di loro, se accoppiamo tra di loro i due più chiari che abbiamo, otterremo dei soggetti ancora più chiari di quelli che li hanno generati. Se accoppiamo tra di loro due soggetti molto ossidati, otterremo dei soggetti ancora più ossidati di quelli che li hanno generati. Quindi noi, scegliendo i due soggetti da accoppiare, agiamo sulla quantità. Questo è quello che fa l'allevatore, agisce sulla quantità. E se siamo bravi, agendo sulla qualità e sulla quantità di conseguenza, perché tutti gli standard prevedono la massima saturazione di colori, riusciamo a raggiungerlo lo standard, riusciamo a generare un soggetto che è esattamente come ce lo chiede lo standard. In questo percorso dobbiamo avere delle consapevolezze, per esempio i difetti del disegno sono difficili da correggere, cioè un disegno rarefatto, una mascherina che sbrodola, e quando noi accoppiamo soggetti di questo tipo avremo svariati figli con gli stessi difetti, no? Quindi magari quei soggetti lì è meglio non accoppiarli. Se non abbiamo a disposizione soggetti già super tipici, e dobbiamo per esempio correggere un po' la forma perché incomincia a diventare un po' sfuggente, lì dobbiamo cercare delle femmine molto rotonde, molto armoniose, col petto particolarmente ampio e con la testa particolarmente massiccia, ma soprattutto con un becco molto corto. Becco corto, testa massiccia, corpo necessariamente ampio. Quelle femmine lì servono per fare il salto di qualità. Quindi quando noi ci abbiamo da correggere una forma che incomincia a piacerci poco, perché se non ci piace per niente lasciamo perdere, ma se incominciamo a vedere che nasce qualche soggetto con una forma diversa dagli altri, che incomincia a diventare un po' più esile, ecco lì è il momento di intervenire, utilizzando i soggetti migliori con delle belle femmine dalla forma massiccia e armoniosa. Per quanto riguarda i disegni, ad esempio, se un cardellino ha il nero della testa estremamente rarefatto con delle infiltrazioni di bianco, se non lo utilizziamo è meglio. Perché anche se lo mettiamo con un soggetto che ha il nero della testa ampio e saturo, genereremo tutta una serie di soggetti col nero infiltrato. Quindi genereremo parecchi soggetti poi non utilizzabili per andare avanti nella selezione. Cioè non è che sono soggetti orripilanti, no, però per andare avanti nella selezione non ci servono, no? Per quanto riguarda poi la questione melanine residue nei mutati, stiamo molto attenti, no? Perché ci sono dei luoghi comuni che non sempre rappresentano delle verità. Per esempio, no? Ah, per le mutazioni recessive bisogna accoppiare portatore per mutato, i soggetti vengono più saturi di colore. Non è vero. Non è vero perché? E che ne so io, quel soggetto ancestrale magari che è portatore di opale, no? Che carica di nero c'ha? No, è difficile su un ancestrale, a meno che non sia particolarmente difettoso, vedere qual è la saturazione. È molto più facile vederla su un mutato. Quindi io riuscirò a valutare se un ceppo di opale è bello saturo di melanine dai mutati, certamente non dai soggetti portatori. Questo per dire che quindi molte volte anche l'accoppiamento mutato per mutato va preferito rispetto a quello di portatore per mutato, perché se un mutato ha un buon residuo melanico lo vedo e il portatore devo sapere da dove viene, cioè va bene anche il portatore sicuramente, però ecco lo devo vedere in mezzo ai fratelli per vedere come sono i fratelli mutati. Se i fratelli mutati sono molto saturi, quello sarà un portatore utilissimo. Se i fratelli mutati sono sbiaditi, quel portatore lì mi danneggerà il ceppo, quindi anziché rinsanguare, rovinerò il lavoro che ho fatto negli anni precedenti.
Qui faccio Ecco, riferimento. mi riallaccio a questa tua ultima osservazione per una domanda che potrebbe essere interessante. Ci scrivono: spesso succede di acquistare delle coppie di qualità da un allevamento premiato da cui nascono soggetti modesti. Come è possibile evitarlo? In pratica hai già risposto, diciamo, tutto sommato. Sì, allora, quando noi prendiamo dei soggetti, chiaramente ci aspettiamo che da bello per bello nascano tutti i soggetti belli, no? E bisogna vedere perché noi dobbiamo andare sempre, ribadisco, in allevamento a prendere i soggetti. E quando scegliamo un soggetto, sarebbe bene vedere anche i fratelli e le sorelle di quel soggetto. Molti allevatori, seguono delle linee selettive diverse nel contesto dell'allevamento, quindi se io prendo un soggetto che viene da una linea con una che viene da un'altra linea è come se prendessi due soggetti di due allevamenti diversi. Quando io È il prendo concetto dell'omozigosi, di due. cercare di Sì. lavorare in omozigosi per quei caratteri. Praticamente quando io, e questo succede ogni volta che rinsanguiamo, normalmente quando rinsanguiamo tendiamo a avere delle sorprese negative. Perché? Perché introduciamo una bomba di variabili nel nostro allevamento. Quindi il risultato non viene necessariamente come ce l'aspettiamo. Dobbiamo essere molto attenti nella scelta del soggetto col quale rinsanguare e soprattutto dobbiamo vedere da dove viene, che uniformità c'è in quel ceppo. Quello è fondamentale. Dobbiamo prendere i soggetti per rinsanguare in un ceppo che ha uniforme la caratteristica che cerchiamo. Mi spiego. Ho bisogno di rinforzare la T nera della testa. Allora, se io prendo il soggetto da un ceppo che ha quella caratteristica ben marcata su tutti gli esemplari, quella è una caratteristica forte, me la porterò sicuramente a casa. Ma se anche lì ce ne sono tre col nero della testa perfetto, cinque che ce l'hanno così così, tre che ce l'hanno rarefatto, magari non conviene prenderlo lì il soggetto per rinsanguare perché non troverò quella forza che mi aspetto per migliorare il mio di ceppo, ok? Quindi bisogna stare molto attenti da questo punto di vista e mi raccomando, prendere sempre i soggetti dagli allevatori in allevamento. Perché in allevamento si vede come l'allevatore alimenta i suoi soggetti, come li mantiene, quindi si confronta non solo il soggetto e la selezione, ma anche il metodo. E il metodo è quello che ci serve per andare avanti, no? Tornando alla slide, un'altra cosa Scusami, importante. un'ultimissima Sì, prego. domanda perché ci stanno veramente tartassando oggi, inerente più che altro alla tua relazione precedente, quella degli accoppiamenti. Ci dice un allevatore: ho accoppiato un maschio ancestrale portatore di Isabella Pastello con una femmina Isabella. Cosa può nascere? Ma allora praticamente nasceranno soggetti ancestrali, soggetti Isabella, e siccome il maschio è portatore anche di pastello, parte delle femmine saranno Pastello Isabella e parte dei maschi porteranno il pastello, ma non sappiamo quali sono. Saremo di fronte ai famosi probabili portatori. Probabili portatori non esistono, ci sono dei soggetti che portano e dei soggetti che non portano, ma non sappiamo quali sono nel contesto della figliolanza che genera quella coppia e quindi finché non li proviamo sono tutti probabili portatori. Quando li proviamo alcuni saranno portatori, altri no. Grazie Renzo. Ecco, un accoppiamento da evitare così tra le righe. Sì, sono Diciamo, d'accordo. sovrapporre troppo non aiuta, ecco, è una curiosità che ci possiamo togliere e noi giochiamo, quindi le curiosità ce le dobbiamo togliere, però più rimaniamo vicini ai tipi base e più lavoriamo bene, ecco, questo è importante. Certo. Allora, dicevo anche che una cosa da guardare è il piumaggio, ma l'ho già detto, soggetti che hanno il piumaggio lungo possono essere grossi finché ci pare, ma vanno scartati assolutamente. Faccio un inciso per quanto riguarda i verdoni, no? Se ci ricordiamo i primi verdoni scozzesi che vedevamo, no? C'avevano un piumaggio che non era lungo, era praticamente un piumaggio ancora più lungo di un canarino border, erano soggetti poco belli da vedere. Grazie alla selezione noi continuiamo a vedere dei verdoni cosiddetti scozzesi grossi come quelli, ma col piumaggio composto, quindi senza sbuffi sui fianchi e al centro del petto o sul codione, perché qualcuno c'aveva anche le creste di gallo, ecco. Per cui diciamo che il piumaggio è una cosa importante. Il cardellino, bello rotondo, ok, ma col piumaggio attillato.
Qui ho scritto in rosso due cose. Quelle che vedete in rosso sono quelle che per me sono importanti. Poi non è detto che siano importanti per tutti, però essendoci andato a sbattere in tutti questi anni, sia personalmente sia visitando gli allevamenti degli amici, ho voluto rimarcarle. Allora, che la compensazione funziona anche in negativo, in qualche modo l'ho accennato prima. Allora, quando io dico, allora, questo è un bel cardellino, una bella forma, no? Però la T nera della testa è quasi assente. Questa è una bella femmina, non c'è una gran forma, ma c'è la T nera marcatissima. Dice, li metto insieme, per compensazione farò dei cardellini con bella forma e con la T nera è bella evidente, bella uniforme. E il problema è che farò anche dei cardellini con la forma brutta e senza T nera. Questo per dire che si sommano sia i pregi che i difetti. Per cui quando faccio gli accoppiamenti per compensazione, più o meno la metà della figliolanza che genererò sarà peggiore, molto peggiore dei genitori. La speranza ovviamente dove è riposta? Nei pochi soggetti che saranno migliori dei genitori che mi permetteranno di andare avanti nella mia selezione. E poi una fissazione mia personale, che non riguarda solo il cardellino, riguarda tutti gli uccelli. Il cardellino si valuta dalla testa. Perché dico che il cardellino si valuta dalla testa? Perché se il cardellino ha un becco conico corto, una bella testa larga, no? Praticamente la mascherina sarà estesa e brillante e l'abbraccerà in maniera seria. La tinera sulla testa magari sarà bella larga con i margini che non si restringono verso la nuca ma che si allargano. E a quel punto le caratteristiche principali che ci deve avere il cardellino ce l'ha, oltretutto, se ha la testa grossa avrà anche un corpo che di conseguenza sarà importante. E allo stesso modo se le guance sono bianche sarà bello pulito anche il bianco al centro del petto e il bianco sul ventre. Voglio dire, tutto questo per dire che quando in un cardellino tutto che vedo, quello che vedo sulla testa è positivo, diventa positivo necessariamente anche il resto. Qui faccio un altro esempio. Perché dico della testa? Perché se io osservo la testa del cardellino, capisco anche quando un ceppo sta degenerando. La degenerazione di un ceppo passa per un becco che si allunga e una testa che si stringe. Pensate al fringuello di Teide, questo per dire, no? Perché guardando la testa è come se avessi visto tutto. Fringuello di Teide, per cibarsi del pino delle Canarie, ha sviluppato un becco estremamente massiccio, che è più del doppio del becco di un fringuello normale. Perché serviva una certa forza, quindi per dare quella forza a quel becco è servita anche una testa che si sviluppasse di conseguenza. Ovviamente per reggere quella testa serviva anche un corpo di un certo tipo. E ecco che il fringuello di Teide, che si è specializzato per mangiare il pino delle Canarie, praticamente ha visto evolversi a livello selettivo tutta la struttura. Quindi dietro il becco è andata la testa, dietro la testa è andato il corpo. Allo stesso modo, quando un ceppo degenera, prima degenera il becco, poi la testa e di conseguenza il corpo. Quindi prima si allunga il becco, poi si stringe la testa e poi diventa esile anche il corpo perché si stringono anche le spalle. Per cui occhio alla testa. Quando prendete un soggetto, sia vostro che di qualcun altro, osservate sempre la testa. Quando fate le coppie, la prima cosa da guardare è la testa. La forma del becco, la lunghezza del becco e la larghezza dei sopraccigli. È una mia piccola fissazione, ma devo dire che nel mio allevamento perlomeno, ma no, con i cardellini, con tutti funziona con i cardinalini, con i Sandhogaster, funziona con tutti. Un soggetto con la testa sfuggente, con la famosa testa di serpente, come dicono i canarinari, non è bello da vedere. Allora, e qui vado ad elencare una serie di punti d'attenzione. Adesso non seguo l'ordine, ci ragioniamo un attimo insieme. Allora, qui ho evidenziato che nei mutati va cercata la massima saturazione dei colori. Allora, qui uno può condividere o non condividere. Dice, porca miseria, ma c'è qualche mutato che pare un ancestrale da quanto è saturo. Vero. Però, per evitare che ognuno facesse come gli pare, e anche tra i giudici, no? Perché se io dico deve essere grigio, perlaceo, ecco, grigio perlaceo per me significa una cosa, per Riccardo ne significa un'altra, per Giuseppe ne significa un'altra ancora. No, non può essere così. Bisogna dare dei punti di riferimento. Qui la commissione tecnica è stata, no, brava, fenomenale. Punto di riferimento che il soggetto più saturo di colore è il soggetto migliore. Questo ci toglie tantissimi dubbi.
sia in allevamento che in mostra. Se devo portare un soggetto in mostra, ci metto quello più ossidato, non ci metto quello che ha delle riduzioni di colore, anche se poi magari a me personalmente può piacere più quello, no? L'altra volta facevamo l'esempio dei ciuffolotti pastello, no? Poi diciamo, a me il ciuffolotto pastello piace con l'ala grigio chiara, tutto. Ecco, per la mostra non va bene. In mostra dobbiamo portare quello che è più saturo di colore, no? Quello che ce n'ha di meno di colore. Anche perché per andare indietro, cioè per schiarire è facile, basta accoppiare i soggetti più chiari tra di loro e lo schiarimento è abbastanza repentino, per scurire è più difficile. Renzo, questa volta ti interrompo solo per dirti che piovono complimenti per la tua relazione da tantissimi, quindi mi premeva dirtelo E ma ci direttamente. sono parecchi amici che ho invitato, è per quello. Sei sempre modesto, sei sempre modesto, Anzi, questa volta, oltre ai miei hai toccato i soliti... tasti giusti, No, evidentemente. vabbè, guarda, io questo webinar lo vivo così, è come se fossimo tutti intorno a un tavolo a cena e chiacchierassimo insieme di cardellini, Sì, di ma mutazioni. Ecco, io la vivo così perché è così che mi piace vivere sei l'ornitologia, in molto generoso nel mezzo agli amici. trasmettere la tua cultura immensa veramente in quest'ambito, è veramente un piacere ascoltarti. No, vabbè, dai, io da parte mia, quando ho iniziato, ho trovato tanta gente con tanti segreti, no? Come no, tutti E noi abbiamo poi il trovato. segreto era uno solo, che non sapevano niente. Esatto. E da parte mia ho cercato sempre di mettere a disposizione tutte le esperienze che ho fatto, tutte quelle che ho visto, tutte le riflessioni mie, degli altri. Proprio perché è così che si cresce insieme, che si impara insieme e qualche volta che si sbaglia anche Certo, insieme. e poi è anche il piacere del nostro hobby di poterlo condividere e Il nostro dispiacersi l'opinione. hobby è un piacere se vissuto in comunità, vissuto da soli non serve a Non c'è niente. dubbio, diventa tristissimo, infatti. Per cui lo stare insieme, anche tramite un webinar, che Anche purtroppo virtualmente. non è completamente interattivo come una riunione di persona, però... È comunque una ricchezza perché ci permette di ragionare. Io lo dicevo anche con te, se domani dovessi riparlare delle stesse cose, probabilmente avrei riflessioni di tipo diverso, mi verrebbero in mente altre cose. Ma perché, Certo. ribadisco, penso che questa debba essere una chiacchierata tra amici che hanno in comune la stessa passione. Quindi io metto a disposizione la mia di esperienza e ognuno ha un'esperienza diversa dalla mia e che sicuramente arricchisce me grazie alle domande che fa e io nel mio piccolo spero di arricchire chi mi ha fatto la domanda con la risposta che nasce, ribadisco, non solo dalla mia esperienza, ma dalla curiosità dell'osservazione di tutti gli allevamenti che ho visitato in vita mia e di tutti gli allevatori con cui sono a contatto, perché c'è da imparare da tutti, questa è una cosa che non bisogna scordarsi mai, anche dal vecchietto che tiene un canarino sulla gabbietta sul terrazzo. C'è da imparare perché sicuramente avrà dovuto gestire degli inconvenienti e ci è dovuto arrivare da solo alla soluzione. Quindi, quando ti metto a disposizione quella soluzione, sai una cosa in più. Questo Benissimo. è il mio approccio a questo passatempo. Ecco. Bene, tornando a noi, scusate, ma ogni tanto ritorno sulla linea guida delle slide, se no è inutile che lo fate, no? Anche se tenderei a divagare, ecco, perché questo fa parte del mio carattere. Allora, nei mutati quindi va ricercata sempre la massima saturazione dei colori residui, questo significa che anche in un cardellino lutino, qual è quello più bello? È quello in cui vedo meglio il disegno della testa, delle ali e della coda. Ecco, questo per dire, tra uno in cui non si vede quasi più e uno in cui si vede bene, quello in cui si vede bene è sicuramente preferibile. Ma se ci pensiamo bene, è preferibile in assoluto perché... Se io prendo un cardellino albino e un cardellino lutino, no? Fermo restando che ognuno di noi ha dei gusti personali rispettabilissimi. Per quanto mi riguarda, io tra un albino e un lutino preferisco il lutino, perché il lutino somiglia più al cardellino originale, perché mantiene il disegno della testa, delle ali e della coda. L'albino diventa tutto bianco con la mascherina rossa e le ali gialle. Per carità, una botta al cuore, no? Però... Passata l'enfasi iniziale, a quel punto uno dice: beh, però l'altro assomiglia di più a un cardellino, dai, è meglio il lutino. Ecco, io ragiono così, per me è meglio il lutino. Allora, poi qui dico anche che ogni mutazione ha dei punti d'attenzione, lo vedremo sulle prossime slide che scorrerò abbastanza in fretta, ma perché vi dico solo i punti d'attenzione, perché poi sono quelli importanti, inutile stare a divagare, no? Qualcuno mi ha detto: ah, ma una volta
quando giudicavano i cardellini con un'asticella, gli spostavano le penne della coda per contare le perle sottocaudali, no? Fermo restando che ognuno di noi può avere una fantasia più o meno sfrenata. Innanzitutto il cardellino non sta fermo lì a farsi spostare le penne della coda, no? E prima di arrivare a contare le perle sotto la coda, diciamo che ci sono almeno altri 20 punti d'attenzione, anche un po' più importanti di quello lì. Quindi, ecco, diciamo che quella era, come dire, era un eccesso di zelo che andrebbe bene in una mostra in cui ci sono 300.000 cardellini, quindi alla fine uno arriva a dire: no, guarda, per capire qual è il migliore, guardiamo anche quell'aspetto lì. Ecco, sarebbe bello poter fare così, vuol dire che siamo arrivati al top del top. Non ci siamo ancora arrivati al top del top e non ci arriveremo mai, ma mica per niente, perché quando ci arriveremo vicino, la commissione tecnica, come giusto che sia, sicuramente ci innalzerebbe l'asticella. Questo fa parte della vita. Ogni volta che raggiungiamo un traguardo, bene l'appagamento, bene tutto, ma dobbiamo avere un altro traguardo da raggiungere, se no è finita. No? E la commissione tecnica serve proprio per questo. Serve per individuare il top del top con un occhio estremamente attento alla selezione in atto. Quindi non ci deve rendere la vita facile nella selezione, ce la deve rendere realistica ma difficile. Ecco. Allora, un'altra cosa che qui cito è la scomparsa dei disegni nelle mutazioni più aggressive. Faccio l'esempio delle mutazioni più aggressive che abbiamo, sono da una parte il lutino e dall'altra parte l'opale. Grazie a Dio la selezione viene fatta benissimo, ma i primi lutino che vedevamo, ci avevamo un disegno della testa praticamente assente. Quindi assomigliavano abbastanza a un albino. Lo stesso alcuni opale che abbiamo visto, non all'inizio, perché all'inizio quelli che abbiamo visto erano quelli di Grigoruti, erano super ossidati e erano bellissimi. Ma poi nella corsa all'opale abbiamo visto tutta una serie di forme intermedie con alcuni soggetti che non avevano più il disegno sulla testa. Ecco, quello è sicuramente un danno da un punto di vista selettivo. Per cui i disegni devono esserci e devono essere ben evidenti. Ribadisco il concetto. La saturazione delle melanine è fondamentale. Più c'è ossidazione, più i disegni sono evidenti, più il soggetto è ottimale. Allora, altra cosa importante sul cardellino, che c'è dei disegni chiari, ben definiti, al posto giusto, è che i colori che vengono fuori dove non devono essere, chiaramente ci devono far drizzare le orecchie, anche perché poi vengono penalizzati quei colori che si trovano dove non devono essere, sono quelli che ho già citato, quindi non li sto a ridire. Però ecco, chiaramente il rosso sul collarino, il nero sul petto, più altre cose che ho già detto, sarebbero da evitare, anche perché se portiamo in mostra un soggetto che ha un colore dove non lo deve avere, dà la sensazione che non siamo stati attenti nella scelta del soggetto a casa nostra, cioè in mostra non ci si va per provarci, in mostra ci si va per riuscirci, quindi già noi dobbiamo fare una nostra selezione e dobbiamo presentare quello che è il nostro miglior risultato al giudice e agli altri allevatori, con la speranza ovviamente di prevalere nella selezione sugli altri allevatori. Però se già partiamo che il soggetto ha dei difetti, onestamente in una mostra piccola può anche andare bene perché il giudice è tollerante, perché ci incoraggia, però in una mostra seria, chiaramente facciamo brutta figura, quindi le brutte figure sarebbe sempre meglio cercare di evitarle o quantomeno di limitarle, ecco. E chiaramente, e questo lo vediamo tra un attimo, determinati colori in determinate mutazioni non ce li aspettiamo, quindi anche lì massima attenzione, ma lo vediamo adesso. Quando ci sono più mutazioni sovrapposte, va capito come deve essere il soggetto che ne scaturisce, no? Allora, le mutazioni sovrapposte alle quali faccio riferimento e sono le uniche in questa sede, poi la prossima volta parleremo anche di altre cose, sono le due combinazioni per eccellenza, quindi Isabella e Satiné. Isabella abbiamo detto che è Agata più Bruno, la Satiné è Bruno più Lutino. Ecco, in questi casi mi aspetterò un determinato risultato, poi ci sono le tavole e vediamo qual è il risultato che ci aspetta. Che ci aspettiamo e che ci saremmo aspettati, non sempre viene esattamente così. Se le mutazioni che sovrappongono sono più di due, quindi sono tre, facciamo l'esempio di prima del Pastello Isabella, il cardellino Pastello Isabella è un animale interessante da vedere, no?
Però lì andarlo a selezionare diventa complicato perché abbiamo tre mutazioni che interagiscono tra loro. Già la bruna e l'agata sono antagoniste nella selezione. La pastello lo è in parte rispetto all'agata e quindi pure lì dice come deve essere un cardellino pastello Isabella? Ecco, se andiamo a cercare la massima saturazione dei colori probabilmente non ci piace il risultato perché assomiglia a un pastello bruno. Ecco, c'è da ragionarci parecchio sulle sovrapposizioni e meno ne facciamo di sovrapposizioni, meglio è. Qui rientra la commissione tecnica che giustamente ha messo dei limiti in questo senso, proprio perché è inutile che portiamo in mostra dei cardellini che non sappiamo neanche noi cosa sono e poi ci aspettiamo che ce lo dica il giudice, no? Diventa complicato, diventa molte volte veramente complicato anche perché non è che otteniamo solo dei risultati eccezionali. Otteniamo anche tutta una serie di forme intermedie e le forme intermedie non sono esattamente la cosa più semplice né da classificare né da catalogare né da giudicare, quindi il giudice va capito, ecco, in questo caso. Anche perché il giudice si trova molto bene a giudicare i cardellini belli, si trova in difficoltà a giudicare quelli meno belli, anche perché giustamente non vuole neanche svilire l'allevatore, ma si trova ancora più in difficoltà a giudicare una cozzaglia di mutazioni sovrapposte, anche perché ricordiamoci che un determinato risultato non lo otteniamo mai solo con una combinazione di mutazioni, ma ci sono più combinazioni che possono generare dei risultati paragonabili tra loro e quindi alla fine non ci si capisce niente, tanto per essere chiari. Vai Giuseppe, che immagino hai una domanda. Sì, no, più che una domanda, diciamo, è una. Il presidente Carmelo Montani di Commissione Tecnica ha detto che uno dei prossimi impegni, non appena la pandemia ce lo concederà, sarà quello di fare un grosso incontro con qualche migliaio di allevatori e un board di esperti che cercheranno appunto di accogliere tutte quelle che sono le richieste degli allevatori, e tra questi esperti ci siederai sicuramente tu. Beh, anche se c'è qualcun altro va bene lo stesso, voglio dire, dai, ce ne sono di Ma ce ne esperti. saranno sicuramente tanti, voglio dire, sarà un tavolo, No, vabbè. visto il successo della specie allevata e le molteplici richieste degli allevatori del cardellino, quindi No, il sicuramente cardellino sicuramente raccoglie i favori di tantissime persone perché è un uccello tantissimo. bellissimo. Per cui l'interesse indubbiamente c'è. Selezionarlo bene non è facile proprio in relazione alla complessità del disegno. Però diciamo che ragionarci sopra è sicuramente importante anche per preservare le mutazioni base, perché qui a forza di rincorrere sovrapposizione e mutazione stentiamo a vedere un bell'agata, un bel Appunto, il bruno, discorso che un facevi bello prima opale. dell'agata 2 è assolutamente reale, così come anche dell'opale. Io ricordo, ma c'erano ancora le foto dei primissimi opale di Paolo Gregorutti che erano veramente da paura. Adesso si fatica un attimo a trovare degli opale Sì. su base nero-bruna di quella qualità. Sicuramente sì, anche perché sono state seguite delle strade che hanno portato innanzitutto all'ottenimento della mutazione, quindi l'importante era fare l'opale, no? Ma questo in E una prima fase per salvaguardare una nuova mutazione quello può ci anche avere sta, un suo no? perché. Sicuramente ci sta. Nello stesso tempo c'era da traguardare la taglia e anche lì non è stato facile, no? E Certo. alla fine quindi si Perdonami se non sbaglio, il primo soggetto mutato nacque in un ceppo non di frigoris, ma di No, no. cardellino, diciamo, domestico, se vogliamo, Sì. insomma. Sì, diciamo che non era un soggetto della taglia del cardellino domestico, ecco, quindi c'è stato da fare come non era un soggetto di quella taglia lì il primo lutino. Come non era un Certo. soggetto di quella taglia lì, il primo pastello, cioè nessuna mutazione ad oggi è comparsa nella sottospecie Frigoris, no? Sono Forse comparse l'albino, se non sbaglio l'albino. tutte. Sì e no, perché lì è comparsa in più punti, diciamo simultaneamente si fa per dire, no? Anche Certo. perché di soggetti albini, diciamo negli anni se ne sono visti, poi di soggetti albini utilizzati per fissare la mutazione, sì, era diciamo anche in soggetti di grande taglia, ma ne erano stati localizzati anche in, diciamo, in ceppi con soggetti di taglia tipica del cardellino minore. Quando si parte da lì, chiaramente c'è tutto un percorso
sì, ci porta alla forma e alle proporzioni giuste, ma in quel percorso qualcosina si perde. Quindi adesso si tratta di selezionare bene i colori, voglio dire, no? Però io, ecco, dagli occhi la prima agata di Paolo Gregoruti, il primo pale di Paolo Gregoruti, stento a togliermeli perché erano magnifici. Come era magnifica la prima cardellina Isabella di Paolo esposta a Fringilla, era un uccello da togliere il fiato. Era perfetta sotto tutti i punti di vista: colore, disegno, proporzioni, forma, e soprattutto era preparata benissimo alla gabbia da mostra. Come Era solo un lui sa soggetto fare, che si faceva probabilmente. giudicare. Sì, sempre gli uccelli di Paolo sono sempre No, no, stimati. questo lo voglio dire perché me la sono trovata di fronte e devo dire che per me trovarmi di fronte a quel soggetto lì è stato assolutamente un privilegio. Ma io ricordo anche diversi articoli scritti da Paolo Gregorutti proprio sulla preparazione del soggetto, su come una serie di accorgimenti che lui ha, veramente interessanti. Ma diciamo che quello è importante, adesso lo vediamo in effetti. Qui c'è anche un inciso sui pezzati, ma ne parliamo bene la prossima volta. L'unica Certo. cosa che dico è che un soggetto per essere considerato pezzato non deve avere due piumette bianche, per essere considerato pezzato da un punto di vista estetico deve essere pezzato almeno al 50%. Poi se è simmetrico è meglio. Se le pezzature non toccano i disegni è meglio, però sappiamo che la sfortuna si accanisce contro di noi e quindi tutti i cardellini pezzati hanno la mascherina interrotta sulla gola. Ad oggi non ho mai visto un cardellino pezzato con la mascherina completa. Questo è un peccato, però ecco, i pezzati che ad oggi rappresentano, come dire, la tendenza del momento, per essere considerati tali devono avere delle pezzature significative, cioè non portiamo in mostra un pezzato perché c'è il collarino bianco, per carità è pezzato anche lui, ma chiaramente per competere con uno che è pezzato al 50% stenta un po', ecco, tutto qui. C'è un'altra domanda e ci chiedono come mai i cardellini che hanno maschera rossa molto estesa non hanno una categoria specifica. Allora, la maschera rossa molto estesa, che riguarda soprattutto i testa bianca, in teoria è un difetto, anche in pratica, visto lo Esatto, standard. stavo per aggiungere proprio questo. Anche in pratica, qui la commissione tecnica ha lavorato bene, ma non solo qui, ovviamente, lavora sempre bene la commissione tecnica, anche perché, voglio dire, valuta tutto un insieme di cose prima di prendere le decisioni, non sono mai decisioni prese con leggerezza. E quindi, quando ha standardizzato il cardellino testa bianca, l'ha standardizzato con una mascherina netta e senza presenza dell'ipocromo su altre parti della testa. Non è facile fare un cardellino testa bianca così, ma il bello è tutto lì. In realtà, soprattutto in Nord Europa, stanno selezionando dei testa bianca in cui il rosso della mascherina arriva fino alla nuca, tant'è che quei cardellini, tra un po', anziché testa bianca, li chiameremo testa rossa, perché vengono proprio con un cappuccio uniformemente rosso. Bello, brutto. Allora, i gusti sono gusti. Sicuramente non sono di testa bianca, cioè geneticamente lo sono, però se lo chiamiamo testa bianca, la testa deve essere bianca. Se diventa rossa, no, diventa complicato. È come se noi un canarino verde, no, lo chiamassimo, che ne so, bianco. Dice, bianco, se è verde, perché lo chiami bianco? Qui è la stessa cosa, no? E il cardellino è testa bianca, deve avere una testa bianca. Quei cardellini lì hanno queste caratteristiche. Ovviamente, se la selezione va avanti, ci saranno dei cardellini col cappuccio rosso netto, come i rosicolli che chiamano, no, opalini, che in realtà di opale non c'hanno niente, no? C'hanno il cappuccio anziché solo la parte frontale della testa, di colore rosso. Beh, a quel punto può essere pure che qualcuno generi una categoria, ci mancherebbe altro, però ad oggi, siccome la genetica è importante, cardellino testa bianca e testa bianca, sappiamo che ha due, anzi tre effetti quella mutazione lì. Sparisce il nero della testa, viene fuori il giallo sulle spalline e il sottopiuma diventa bianco. Questi sono gli effetti della mutazione e compatibilmente con gli effetti della mutazione è stato fatto lo standard. Quindi mascherina netta sì, ma nei limiti previsti. Punto. Vogliamo Poi aggiungerci anche che si allunga la piuma?
Sì, la piuma si allunga, tant'è che i testa bianca sono sempre stati utilizzati per, come dire, ingrandire il cardellino. Normalmente non è stata una grande scelta perché più che ingrandirlo gli è stato allungato il piumaggio. Però diciamo che l'utilizzo smisurato di testa bianca è stato fatto soprattutto con quello scopo lì, tant'è che ad oggi è difficile trovare un cardellino che non porti il testa bianca, no? Perché siccome la mutazione è recessiva, quindi rimane lì in attesa. Effettivamente è stato buttato dentro un po' dappertutto il testa bianca e questo ha generato dei problemi perché capita spesso che i portatori di testa bianca manifestano sul collarino il famoso rosso che non deve esserci. Quindi questo è un problema perché Difetti importanti della croce, di saturazione o di disegno. sì, diciamo che allora quando noi facciamo qualcosa dobbiamo valutare sempre la questione di quanti sono i benefici rispetto ai problemi che andiamo a inserire. Inserire il testa bianca per certi versi è fatto comodo, ma non per tutti, ecco. Quindi anche lì dipende sempre dall'occhio dell'allevatore e da come sa scegliere i soggetti. Se l'allevatore scarta tutti quelli col piumaggio lungo, già parte bene, ecco. Quindi buona struttura e piumaggio corto, parte col piede giusto, ecco, in parole povere. Qui adesso ho fatto questa slide sull'esposizione che vado a scorrere. Diciamo abbastanza velocemente. Allora, i soggetti vanno preparati prima di essere portati in mostra. Perché questo? Perché se io in mostra mi trovo un soggetto che sbatacchia da tutte le parti, magari si ferisce pure, che è il peggio che può succedere, chiaramente ho sbagliato a portarcelo. Quindi va preparato, possibilmente in una gabbia simile a quella della mostra, ma un po' più grande, no? In modo che si abitua al colore della gabbia, come è fatta la gabbia. E si abitua anche all'allevatore che gira lì intorno, magari se uno ogni tanto gli fornisce qualche leccornia sul frontale in modo che acquista confidenza, non è male. Oltretutto, se la gabbia è più grande di quella da mostra, ma è fatto uguale, può fare il bagno, quindi può vivere serenamente, ma imparando ad essere confidente. Un soggetto che si lascia giudicare in mostra ha sempre più possibilità di uno che non si lascia giudicare. Oltretutto, emerge anche una professionalità diversa rispetto all'allevatore che l'ha presentato, perché quello che presenta un soggetto messo bene è un signor allevatore, l'altro è uno che l'ha preso da voliera, l'ha messo lì e ha sperato in bene. Non si fa così. Quando andiamo in mostra dobbiamo essere dei professionisti. Qualcosa ci può sfuggire, è normale che sia così, però più attenzioni ci abbiamo prima e più il risultato è buono dopo, no? Questo è naturale. Chiaramente i cardellini che sceglieremo saranno quelli più vicini agli standard di riferimento. Per evitare che quando li mettiamo in questa gabbia si rovinino il piumaggio, dobbiamo insegnargli a essere confidenti. Un vecchio sistema è quello di lavarli ogni tanto. Chiaramente non è che li mettiamo a bagnomaria, no. Dobbiamo bagnargli le ali, la coda e riappoggiarli sul posatoio. Facendo così, dopo alcune volte che li prendiamo con delicatezza, capiscono che non sta succedendo niente, si lasciano prendere con assoluta serenità. Questa è una tecnica che ho imparato dagli ibridatori che così riuscivano a rendere tranquilli anche gli ibridi col fanello e chi li ha fatti sa a cosa mi riferisco. Praticamente un ibrido di fanello ha l'effetto centrifuga nella gabbia, praticamente ruota su tutte le pareti in maniera ininterrotta. Ecco. Poi chiaramente va anche detto che non tutti i soggetti si adattano alla gabbia, no? Ce ne sono alcuni che non si adattano mai e quelli in mostra non bisogna portarceli, soprattutto se manifestano dei tic da stress, tipo la famosa testa all'indietro. Per quanto riguarda i colori e i disegni, ne ho parlato fino adesso, non ci ritorno sopra. Massima estensione e nettezza dei disegni, massima saturazione dei colori. Piumaggi lunghi, scomposti, non vanno bene, quindi soggetti con quelle caratteristiche non vanno sicuramente esposti. Controlliamo quando mettiamo questo soggetto nella gabbia da preparazione che il becco e le unghie siano della giusta lunghezza, se no interveniamo. Prima di portarli in mostra, laviamogli le zampe e l'anellino perché il soggetto si deve presentare al top. Consideriamo anche che se quel soggetto ha delle penne in crescita e la mostra è imminente, quindi non fa in tempo a sistemarsi, è inutile che ce lo portiamo, anzi rischia di rovinarsi. Portiamolo alla mostra dopo quando il piumaggio è completo. E qui ho messo in rosso quello che ho detto fino adesso, che il giudizio riesce bene se un soggetto si lascia giudicare, quindi il soggetto per le mostre deve essere preparato. Dobbiamo essere dei professionisti. Un soggetto che non è preparato
dimostra che siamo dei dilettanti, non lo siamo. È da tanto che no, giochiamo con questi uccelletti, ce la mettiamo tutta, e ci abbiamo alle spalle una federazione seria che ci organizza le mostre, delle commissioni tecniche che ci creano degli standard e quindi dei punti di riferimento, quindi c'è grande professionalità. Cerchiamo di essere professionali anche come espositori, è fondamentale e siamo più contenti tutti, sia noi come espositori, sia il giudice che si trova di fronte a quei soggetti. Sia i visitatori che vedono i soggetti la domenica e li possono osservare in tutta calma senza che i soggetti si stressino, anche perché non ci scordiamo che quei soggetti sono i migliori che abbiamo, li dobbiamo riportare a casa e utilizzare in allevamento, quindi li dobbiamo riportare a casa nelle migliori condizioni possibili. Bene, ci sono delle domande, Giuseppe, se no passo ai punti d'attenzione sulle mutazioni. No, procedi pure sulle mutazioni, tranquillamente. Ok, allora qui sarò veloce, come ho detto utilizzo i disegni di Maurizio Piva perché mi permettono di confrontare i soggetti, qui abbiamo un agate e un bruno. Allora, il bruno è una mutazione per cui le melanine da nere diventano brune, quindi c'è una sostituzione. Come deve essere un bruno? Deve essere di tonalità calda, un bruno di tonalità fredda non esprime al top i pigmenti che ha. Quindi un bruno per vincere in mostra deve essere di tonalità calda, non devo avere un effetto grigiastro. Questo è fondamentale. Un'agata come deve essere? Nell'agata noi abbiamo una riduzione importante delle eumelanine nere, una riduzione molto importante della feomelanina. Quindi l'agata ottimale qual è? È quello col dorso il più grigio possibile. Se il dorso è bruno, non è un buon agata. Quindi l'agata migliore è quello con la tonalità più fredda possibile, quindi il contrario del bruno, in parole povere. Ad oggi ricominciamo a vedere degli agata col dorso grigio e non marrone, il dorso non deve essere marrone. Ecco, quando giudichiamo gli agata e quando esponiamo gli agata, quindi scegliamo in mezzo ai nostri qual è più valido per l'esposizione, portiamoci quello col grigio, col dorso più grigio e più scuro, ok? E qui abbiamo parlato di agata e di bruno. Ricordiamoci che agata e bruno sono la base, perché poi diciamo che soprattutto col bruno andremo a sovrapporre altre mutazioni e se partiamo da dei bruni che non sono tipici, anche i combinati verranno fortemente atipici. Quindi stiamo attenti, stessa storia vale per l'agata. Allora, poi ho rappresentato il pastello e l'opale perché li ho messi sulla stessa tavola. Li ho messi sulla stessa tavola perché sono due mutazioni che incidono sul piumaggio, ma non sulle parti corne. Cosa significa? Significa che le zampe rimangono nere e il becco rimane col vertice nero, indipendentemente dalla mutazione che ci metto sopra. Sono due mutazioni particolari, anche queste sono due mutazioni che vanno a toccare sicuramente il nero entrambe, entrambe vanno a toccare la feomelanina in maniera molto diversa tra loro. Innanzitutto, se agata e bruno erano due mutazioni legate al sesso, il pastello è legato al sesso e l'opale è recessivo. Il pastello riduce tutti i pigmenti del cardellino, fatta eccezione per i lipocromi. E quindi avrò una riduzione del nero particolarmente evidente, non a caso sulle penne lunghe. Avrò il famoso appastellamento, quindi avrò le penne lunghe di colore grigio molto evidente. La sensazione è che la feomelanina non venga intaccata, in realtà non è così perché se noi osserviamo il dorso di un soggetto pastello sarà di tonalità molto più fredda rispetto a quella di un soggetto ancestrale, quindi ci sarà un effetto grigiastro. La mutazione pastello è la mutazione che ha le variabili quantitative più elevate, quindi non ci sono due pastello uguali tra di loro. Personalmente ho visto dei pastello col dorso perfettamente grigio, come dei pastello col dorso estremamente caldo e pieno di feomelanina, a fronte di ali particolarmente ridotte, no? E il problema era proprio questo, che c'era un'eccessiva riduzione di nero, quindi la feomelanina sembrava venire fuori un po' di più. Scusami Considerate. Renzo, una Prego. piccolissima precisazione dal punto di vista tecnico per quanto riguarda queste immagini, che la qualità del video può influenzare le tonalità dei colori, che quindi ovviamente sono solo orientative di queste immagini, nel No, senso che... questo sì, sicuramente, no? Anche perché quello che vedo io non è detto che sia esattamente
quello che vede qualcun altro, e questo fa parte di queste situazioni. Diciamo che i disegni cercano di rendere al meglio, ma poi diciamo la traduzione su video non Esatto, sempre rende è al solo meglio. orientativo, purtroppo No, il senso è. questo fa parte del gioco. Diciamo che comunque ci permettono di capire un po' i contrasti tra una mutazione e l'altra. Ecco, questo funziona a livello di Esatto, contrasto. A livello certo. di perfezione di riferimento del colore, certamente no. Era giusto un attimo, insomma, No, è confermare. legittima, assolutamente legittima, anche perché uno dice, ah, deve essere così, un pastello. Dipende quello che, cioè, se vede quello che vedo io, sì, però non è detto che Certo. veda esattamente quello che Esatto, vedo io. esatto, esatto, Ma questo vale per le foto, vale per i disegni, esatto. vale per tutto. Certo, Vale certo, anche quando guardiamo di persona il cardellino, in certo. base Se alla la luce che qualità della c'è e luce. all'orientamento del soggetto. Quindi la luce e la diffusione della luce sul soggetto è determinante. In questo caso abbiamo anche la sfortuna dell'informatica che quando cattura l'immagine non sempre restituisce i colori originali. Esatto. Qui ho rappresentato l'albino e il lutino. Vabbè, l'albino l'abbiamo detto l'altra volta, no? Melanine zero, rimangono solo i lipocromi, quindi è tutto bianco. Specchio alla rigella, maschera rossa. Il lutino gli assomiglia, però siccome la mutazione lutino azzera la melanina nera e la feomelanina, ma non riesce a azzerare la melanina bruna, rimane una traccia di disegno e quindi di colore sulle ali, sulla coda e sulla testa. I soggetti preferibili ovviamente sono quelli che hanno questo residuo più importante, quindi quelli che sono più scuri. Qui non c'è molto da dire, l'ho già detto. Quindi nel caso dell'albino l'importante è la nettezza del disegno della mascherina e la saturazione dell'ipocromo di maschera e specchio alare. Nel caso del lutino, l'importante sono, oltre a quelle che sono le caratteristiche appena citate per l'albino, il fatto che la melanina bruna residua sia importante. Quindi più il residuo è importante, meglio è. Qui abbiamo due mutazioni che vanno in antitesi, la testa bianca e la giallo. Allora, la testa bianca è una mutazione recessiva, sparisce il disegno nero della testa. Come dicevo prima, le spalline diventano gialle, il sottopiuma diventa bianco. È una mutazione sicuramente appariscente. Quando ho scritto il libro, ormai sono passati tanti anni sul cardellino, l'avevo chiamata mutazione spalle gialle. Perché? Perché in quel periodo giravano molti major, diciamo, di una popolazione che aveva il nero della testa tra il rarefatto e l'assente. E molte volte venivano anche ceduti come testa bianca, quindi il segno distintivo per eccellenza erano le spalline. La mutazione testa bianca genera, diciamo, una spallina con dell'ipocromo. Perché? Per sostituzione, perché praticamente, venendo meno il nero, traspare l'ipocromo che c'è sotto e l'ipocromo viene accentuato. Diciamo che è una mutazione molto difficile da selezionare proprio per le caratteristiche individuate dallo standard, quindi il rosso limitato alla mascherina, però le sfide ci piacciono, quindi anche questa sfida lanciata dalla commissione tecnica va raccolta con il massimo della serietà e della positività possibile. La mutazione giallo è una mutazione dominante, come dicevamo, e cambia anche la forma del cardellino perché cambia il tipo di piumaggio, come se ci trovassimo di fronte a un intenso. Il giallo va a interessare tutto il mantello, quindi praticamente dove prima era bianco diventa giallo, ma non va a finire solo lì il giallo si sovrappone anche agli altri pigmenti, quindi nel caso del dorso avremo un dorso di una tonalità molto calda, non perché c'è più feomelanina, ma perché il giallo si mischia alla feomelanina. Questo ci porta fuori strada qualche volta quando il giallo lo sovrapponiamo all'agata perché la somma del giallo col colore del dorso ci ridà un dorso che somiglia a quello di un ancestrale. Sulla selezione del giallo c'è poco da dire, voglio dire, vanno cercati i soggetti con più giallo possibile, ma con la mascherina ben delimitata, perché il difetto più comune dei cardellini gialli è che la mascherina sbrodola e i contorni diventano estremamente sfumati andando verso la parte posteriore della testa. Poi Purtroppo questa mutazione porta spesso dei difetti nel piumaggio, quindi bisogna anche lavorare sì, diciamo molto. che siamo di fronte a dei soggetti a tutti gli effetti intensi, quindi come tutti i soggetti intensi abbiamo un piumaggio, no, che almeno all'apparenza è più lungo e onestamente ormai che ci siamo abituati alla forma del cardellino domestico, quando ci troviamo di fronte a un giallo,
come impatto non ci piace mai, diciamo la verità. Poi quando guardiamo che già dice, però che bel giallo, no? Dice, per essere un giallo male non è. Ecco, il ragionamento è un po' questo qui, ok? Sì, una mutazione un po' oltraggiosa della specie, diciamo. Diciamo che anche che all'inizio non ci credevamo, no? Quando ci hanno detto, noi eravamo abituati a tutte le mutazioni che toglievano, quando ci hanno Certo. detto, lo sai che c'è il cardellino giallo, oltretutto la fonte, diciamo, finché non abbiamo conosciuto l'allevatore, che era Massimo Natale, che l'aveva fissato, persone Sì. degne del massimo rispetto, le voci che si rincorrevano prima di conoscere effettivamente lui, dice, ma sarà, no? E invece era vero, oltretutto devo anche dire che si esprimeva molto bene la mutazione sul cardellino minore, si esprime molto meno bene sul cardellino domestico, no? Vero, E vero. quindi diciamo che per certi versi ci abbiamo un po' perso, ecco, nel trasportare il cardellino domestico, ma era l'unica cosa da fare. Quindi, come tutte le cose, diciamo qui il percorso è un po' più difficile. Ecco, come è difficile il percorso del testa bianca nel tenere la testa bianca come viene richiesto dallo standard. Sì. E qui abbiamo l'ultima slide, dopodiché finisco di tediarvi se non ci sono delle domande. Qui ci sono le mutazioni. C'è una domanda in effetti di Carmelo Montagno che voleva sapere il tuo parere sui colori strutturali del cardellino, se ritieni che l'ancestrale abbia qualche distretto in cui esprime un colore strutturale e non solo pigmentario. Sappiamo che nell'ovale il colore azzurrino è un carattere strutturale, ma nell'ancestrale invece qual è il Ma tuo allora, orientamento? innanzitutto va detto questo, che è vero che nell'opale sicuramente no, c'entra di mezzo l'effetto Tyndall, no? E quindi l'effetto Tyndall ci genera quell'azzurrino sull'ala, no? Perché cambia la distribuzione del pigmento sulla penna. Noi abbiamo detto che la penna è un insieme di tubicini in relazione a come le melanine vanno a saturare quei tubicini, abbiamo un effetto di un colore chimico-fisico, no? In base a come si distribuiscono. C'è anche da dire che negli opali, a forza di selezionare verso la massima saturazione, questa caratteristica si è persa. Quindi gli opali che vediamo oggi, l'effetto azzurrino non ce l'hanno più, hanno una saturazione molto forte sulle penne lunghe, quindi sulle ali e sulla coda, che sono grigio scure, senza alcun effetto di opalescenza, no? Però È visto che la vero. selezione va in quella direzione, siamo messi così. È vero. Per quanto riguarda l'ancestrale, noi sappiamo che l'ancestrale anche lì ha dei colori che si esprimono in relazione a come è formata la penna. Faccio riferimento al colore della mascherina, in cui chiaramente sono stati fatti degli studi. Ricordo uno studio fatto da Stradi ormai quasi 30 anni fa, che andava a studiare proprio l'ipocromo del cardellino, no? Quindi praticamente l'ipocromo dello specchio alare della mascherina è lo stesso, solo che in un caso lo vediamo giallo, nell'altro caso lo vediamo rosso, no? Quindi ci sono tutta una serie di meccanismi, ma adesso non mi voglio dilungare su questo perché stiamo parlando della selezione, quindi la selezione su cui noi interveniamo è quella quantitativa, che potrebbe essere anche sbagliata, tipo quella che stiamo facendo sull'opale. Però noi non riusciamo a modificare la struttura della penna, riusciamo a fissare una mutazione e intervenire sulla quantità di pigmento residuo che quella mutazione ci permette di lavorare. Tutto qui. Tornando a questa slide, qui ho rappresentato l'Isabella e la Satine, che non sono delle mutazioni, ma delle somme di mutazioni. L'Isabella è la somma di Agata e Bruno. La Satinè è la somma di Lutino e Bruno. Allora, che ragionamenti vanno fatti? È successo sul Verdone, ma poi è successo anche sul Cardellino. Prendiamo a riferimento l'Isabella. Allora, noi un Cardellino Agata lo vogliamo col dorso grigio, quindi con tonalità fredde, per dire che la feomelanina non c'è più. Un cardellino bruno come lo vogliamo? Con tonalità il più calde possibile. Quindi massima saturazione anche della feomelanina. Quando unisco queste due mutazioni con praticamente delle selezioni assolutamente antagoniste tra loro, otterrò dei soggetti Isabella con una tonalità particolarmente fredda, o con una tonalità particolarmente calda.
come sempre succede, un'infinità di soggetti intermedi. Quali sono i soggetti migliori? Ma lo standard in questo caso ci aiuta perché ci dice che l'Isabella è bene che abbia una tonalità calda, no? E questo ci indirizza nella selezione. Ok, quindi faccio l'esempio, questo vale per tutte le mutazioni Isabella. Quando la tonalità comincia a diventare un po' fredda, si reintroduce un buon bruno dalla tonalità calda ed ecco che andiamo a intervenire sulla qualità dei pigmenti che rendono calda quella tonalità. E quindi così si seleziona l'Isabella. Per quanto riguarda il satiné chiaramente deve distinguersi dal lutino. Come spiegavo l'altra volta, stranamente è più scuro del lutino, pur essendo interessato da due mutazioni anziché una soltanto. Perché è più scuro, lo ricordo. Perché nel lutino abbiamo il residuo che lascia la mutazione dell'eubruna presente, che è poca. Perché in un ancestrale c'è più EU nera che EU bruna e questo ce lo dimostrano tutte le mutazioni che abbiamo affrontato fino adesso. Nel caso in cui noi andiamo ad applicare la mutazione lutino su un soggetto bruno, che quindi ha il 100% di EU bruna, chiaramente quel residuo, supponiamo che sia il 20%, sarà un residuo più importante perché in un caso è il 20% di 10, nell'altro caso è il 20% di 100, ok? Quindi diciamo che un cardellino satinè deve essere molto ben distinguibile rispetto a un lutino perché deve avere le zone che normalmente sono nere belle marcate di bruno. In realtà così non è un caso, come ci spiegava l'altra volta Riccardo, che anche in mostra vengono esposti nella stessa categoria a livello COM, ma perché? Perché ci sono tutta una serie di forme intermedie e per stare tranquilli. Se su quel soggetto è lutino oppure satinè, toccherebbe sgabbiarlo e guardare il sottopiuma, che in un caso sarebbe grigio e nell'altro caso sarebbe bruno. Però ecco, chiaramente un bel satinè somiglia molto a un'Isabella, con la differenza che il dorso sarà bianco anziché di una tonalità nocciolina. Ecco, questo è un po' quello che dobbiamo avere in mente. Io qui finisco questa chiacchierata, questo discorso anche sui punti d'attenzione delle singole mutazioni. Volutamente ho focalizzato molto di più sulla selezione come caratteristiche base, sulla preparazione alle esposizioni, sulla scelta dei soggetti, piuttosto che sui punti d'attenzione delle singole mutazioni, perché sono cose che magari abbiamo sentito un po' di più. Nella prossima occasione, qui mi sono fermato qui a Isabella Satinè. Invece parleremo di tutte le nuove mutazioni di colore e relative sovrapposizioni, quindi parleremo con Riccardo del cardellino faccia nera, parleremo di tutta un'altra serie di mutazioni che sono apparse e poi sono sparite, tipo il feo, parleremo della mutazione per lato, della mutazione per lei, quindi andremo ad affrontare degli argomenti che normalmente piacciono anche parecchio, no? Perché trattano l'attualità più spiccia. Beh, a Io quanto fino a pare qui mi sono, sono... sono piaciuti anche quelli di oggi, abbiamo avuto un pubblico veramente numerosissimo e una valanga di complimenti da tutti quanti, quindi ti faccio anche i miei complimenti, è stato veramente interessante. No, io ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi in queste quasi 2 ore, perché ogni volta mi riprometto di metterci di meno, però in realtà mi piace chiacchierare di queste cose, quindi perdonatemi, ma sono andato lungo anche questa volta. Ringrazio per le domande, sono state tutte interessanti, ma non perché io debba valutare la qualità della domanda, ma perché mi hanno dato degli spunti di riflessione. E mi hanno permesso, no, di tornare indietro con i ragionamenti a tutta una serie di cose che ho visto, condiviso con tutti gli amici e in questo caso anche con tutti quelli che sono stati presenti in questa occasione. Io ho detto questo, se non ci sono delle domande per le quali sono ovviamente disponibili, vi ringrazio veramente Ancora tanto complimenti per da la tantissimi pazienza. che continuano a scrivere di complimenti che posso soltanto appunto condividere, girarti, insomma, con questo direi che abbiamo concluso. Perfetto, buona Grazie. serata e buona domenica a tutti e mi raccomando, continuiamo a selezionare, più è difficile, più la sfida è ardua, più ci mette alla prova e più soddisfazione abbiamo quando riusciamo nell'intento. Buon lavoro a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Ciao, ciao.